Io quando vado al processo non c'era ancora, non c'era anche la c'erano i suoi uomini, c'era Scintilla, eh, lo sceriffo, insomma me li ricordo in gabbia. Incredibile, iniziano a fare questo gesto così. Fanno savia. Io non capisco, poi capisco. Fatti, senso, le fatti le sopracciglia. Ma <ride> cazzo! <ride> <ride> Tu lo diresti, ma. Che fighetti, cioè. Muschio selvaggio. <ride> tocca, spettico, Luis, Federico. Martin. O oh, regolare, Muschio, microfoni, videocamere, luci. Ospiti diversi da nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Lai, perdibilità, nocci, prevedibilità, nocci, prevedibilità, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni Moschio Muschio selvaggio. Ivero massaggio. Abbiamo con noi Roberto Saviano. <ride> Eccomi. Grazie. 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 Eh, felice di essere tra voi. Grande onore <ride> per noi avere, <ride> averti grazie. qui. E prima dicevo c'è una... ci sono delle persone che stanno facendo un trasloco fuori e pensavo che erano, fossero le persone della scorta Dici come sono spoglie. sofisticati al giorno d'oggi, <ride> no. Ma anche se fosse non ce lo direbbe, quindi non... No, no, è... Come, Com come va? Insegnare. Come va intanto? Eh, eh, molte cose, sono giorni intensi Ne sono successe diciamo ultimamente Sì sì. Tu, ti faccio una domanda estemporanea. Il podcast è come le mastichi? Ho fatto un podcast. Anzi, due, eh, e infatti, uno. Tutti e due per Audible. Il maxi processo è un meme. Maxi è il processo meme. che ha esatto, sconfitto la mafia. Esatto, è lui lui. <ride> è diventato un meme. <ride> tutti gli adivi di YouTube diventano tutti meme. Sì, perché si vede che era molto si martellano. Sì, sì. Si martellava ed è il racconto appunto del maxi processo che, che, che mette in crisi la, la mafia corleonese e che poi porta le stragi, per cui io volevo dare, insomma, soprattutto al pubblico più giovane il, il, il contesto e anche gli audio originali, c'è cioè Buscetta e Papi Pocalo, è, eh, è incredibile i confronti tra Buscetta, eh, visti, eh. mamma mia, sono devo dire in Credo che per chi faccia cioè, questo sì. lavoro per chi navighi in questo ambiente, Buscetta sia il collaboratore di giustizia perfetto. Beh, perché è più affascinante e in grado di dare proprio la semantica. Vi faccio un esempio: questa roba è incredibile per chi insomma, poi può rintracciare e free il video. E a un certo punto si confrontano Buscetta e Pippo Calò. Pippo Calò Buscetta lo ha combinato. È l'espressione con cui si dice affiliato si dice, dice quando è stato combinato, sei combinato uomo d'onore. Poi magari parliamo del rito della pungitura, il giuramento, insomma c'è tutta una prassi e che piace molto perché ti senti parte del gruppo quando c'è il rito. Come andare a una messa? Bene, Pippo Calò è, uomo, è stato uomo di Buscetta. I figli sono cresciuti a casa di Pippo Calò perché la moglie era molto legata alla sua, alla sua prima moglie. Bene, quando si siedono uno di fronte all'altro, Buscetta sa che Calò gli ha ammazzato i figli. Perché mentre i figli stavano scappando, sapendo che erano ormai obiettivo dei corleonesi, vanno da zio Pippo, che li chiama, perché si curi. E lui li ammazza. Carino. Però, incredibile. Che cosa succede però? Che lui, eh, in realtà, nei giorni in cui i figli di Buscetta scompaiono, che non sono, il corpo non viene trovato, fa risultare che era a Parigi. Ma non era a Parigi, aveva fatto andare un altro con i documenti. Col biglietto. Quindi che succede? Che eh, Buscetta si siede e Pippo lo, fa, Pippo lo fa. Ah, sei venuto a fare lo show. E Buscetta dice: Ah, parli inglese, Pippo. <ride> e lo fa. Ma che Solo tu parli inglese, anche se io non mi sono mai mosso da. E si ferma ricordando che lui ha dichiarato che si è mosso dalla Sicilia, io non mi sono mai mosso da... No! E si ferma. E Buscetta <ride> gli dice, lo so, lo so, sei stato solo a Parigi. <ride> Se voi l'ascoltate, non... una... E si sono detti tutto. Sì, sì, incredibile. Assurdo. Buscetta riusciva a tenere testa a, a tutti, eh? gli tutti. È un teatro. Sanno benissimo esatto. le mosse, sono dei politici che giocano in segreto ma in pubblico. Poi però devi stare attento ai collaboratori di giustizia che depistano, è lì è un casino secondo me restarci dietro. È, è tutto è molto complesso è la, la, capire la semantica delle mafie e capire tutto, i messaggi che dicono, i comportamenti, cosa volevano, cosa hanno ottenuto, è, è, è veramente difficile. Anche perché fa ridere di definirla così, ma stiamo parlando di organizzazioni segrete. È una parola no, che si fa subito thriller, esatto. medioeva, ma sono organizzazioni segrete, quindi qual è il problema? Non c'è una versione ufficiale. Non è che l'organizzazione può fare un comunicato, smentiamo e quindi chiunque può dire la sua. Eh sì, è tutto un tramandarsi eh... di leggende metropolitane, tutto un passaparola. Beh, beh, allora la domanda sorge spontanea. Secondo te Matteo Messina Deraro in qualche modo parlerà? No, nel senso che se dovesse farlo mi stupirebbe molto perché ai suoi livelli nessuno mai come dire, ha collaborato. Poi tutto può essere perché non è un uomo che ha costruito una dinastia, non ha un figlio maschio, sì, gli attribuiscono un ragazzino, ma non ha creato un figlio uomo d'onore, sua figlia non è nell'organizzazione. Uh, tra l'altro lui non si è sposato. Guardate che questo oh. è un dettaglio interessante perché i corleonesi, ossessionati dalla monogamia, ossessionati dal rigore sessuale, Rina a confronto con Buscetta, uh, confronto chiesto da lui anche questo lo trovate online, eh, uh, a un certo punto uh, dice uh, alla corte: Non voglio più fare il confronto con Buscetta. Il giudice all'atere, donna, chiede: Ma perché l'ha chiesto lei? Io non voglio spiegare: no. Ma perché? Perché quest'uomo ha molte mogli, ah. poteva dire, poteva dire, pensate, poteva dire, è un assassino, vero Buscetta l'ha confessato. Sì. Poteva dire, e mediaticamente era forte, dicendo io non mi faccio accusare da un uomo che ha ucciso persone. Mediaticamente addirittura regge di più. Dicendo, sì, è incredibile. E invece dice è stato Perché il codice, il codice con cui lui sta parlando non è alla gente, tra le sue esatto. E, e Messina Denaro è un uomo che è, eh, amato da Rina. Perché conservava due, due cose in sé, affari e l'uomo che investe paleoliche, energia pulita. Questo è Matteo Messina, denaro. Sì. Nel momento in cui tutti, anche oggi, le organizzazioni investono in pompe di benzina. Quindi aveva da un lato la capacità. Po' progressista, mafioso progressista. <ride> Ecologista in quel senso. Ecologista, incredibile. E poi nel turismo. Lui investe nei villaggi turistici. Li sequestrano 1,5 miliardi Chiaro. Solo nel settore turistico, in tutto diciamo, il, il, il capitale identificato, stiamo parlando di circa 4 miliardi. È la Sicilia. <ride> ah, sì, è, è, eh, pensate che quando io appunto, cerco di, di dare i dati, eh, devo trovare dei dati condivisi, altrimenti dicono, beh, la stai sparando grossa, certo. dai. allora uso i dati di Banca Italia. Quindi Banca Italia è un dato che dice soltanto l'attività illegale. Quindi, non gli investimenti legali, hotel, no, illegale, ricicati, fa soldi, soldi illegali. soltanto quello illegale, movimenta 100 milioni al giorno. Capite? Eh. Questa, questa. Ecco perché poi sei disposto a farti 30 anni di carcere. Ecco perché sei disposto a morire: perché, perché la tua vita cambia proprio anche di segno, di significato per pochissimi. Perché per la maggior parte è una vita di merda con pochi soldi. Quello che ci diceva Gratteri, cioè tutta la manovalanza, tutte le, sì. eh, i subalterni, in yeah. qualche modo vivono di nulla. Nulla. Tu entri in un'organizzazione, e possono darti, vabbè, diciamo, contrasto onorato se sei nell'organizzazione calabrese. Diciamo un moschillino se sei nella Camorra iniziano a darti 500 euro al mese. Probabilmente arrivi al millino dopo qualche anno. E che quando... però, in un paese dove non c'è lo stato, è. Eh è comunque una forma di sussistenza purtroppo è ragionevole aggiungo anche addirittura dove c'è lo stato cioè a un certo punto quello che succede è che ti danno la sensazione che tu puoi crescere in un'organizzazione altrove no sei anche parte di qualcosa sei, senti che sei parte di qualcosa e poi ci sono i bonus per esempio un bonus omicidio in genere va dagli 8 ai ah, 10 ah, milioni di lire di 15 mila euro oggi eh, 15 mila euro un omicidio è incredibile Chissà se hanno la tredicesima o la quattordicesima. Sì, hanno la tredicesima. Noi abbiamo delle prove, per esempio, eh, io seguivo un'inchiesta sui maranesi in Uoletta che a un certo punto aumentano il panettone in una certa area di Napoli e non si capisce perché. Perché avevano fatica a dare la liquidità quel mese, che è la tredicesima. Perché tu hai uno stipendio in un'organizzazione. Sì. Hai uno stipendio, hai la garanzia del mutuo. Se hai figli disabili, hai l'assistenza uno Stato dentro, dentro lo Stato e io oso addirittura dire un'altra cosa è, è, una, è una parte dello Stato cioè quando, la parte che la combatte è una parte dello Stato capito eh cioè è, m... esiste da prima dello Stato effettivamente sì oscura, in lo fanno... prima dell'unità italiana eh. lo esiste conosci Ninconanco come no sai che io sono parente diretto davvero mia nonna di cognome fa Sumba Pensate, come in in non anche, lo Il primo brigante italiano. È uno dei briganti che ha messo il uh, mitologico, quindi veniva considerato il grande male. Però non lo, diciamo, confesso che non, non lo confonderei col crimine organizzato. I briganti avevano altro, altra traccia erano cioè, più individui? non sono ma poi resistevano fuori legge cioè, veri. fuori legge veri cioè non era un'organizzazione anche, diciamo. qu anche quando lo erano non è che semplicemente taglieggiavano lo facevano per interesse proprio difendevano comunità dei contadini so bene che mentre lo sto dicendo qualcuno dirà non è così i briganti sono origine del crimine io non lo considero assolutamente il crimine è borghese i briganti erano popolari contadini okay. e invece quindi il brigantaggio ha secondo me un, un significato diverso sì. rispetto a si viveva molto l'antagonismo con la polizia. I Savoia, che venivano considerati invasori. Okay. E quindi, quindi c'è il Sud che cerca in qualche modo di rivendicare che l'unità italiana non gli aveva dato le terre, non gli aveva dato la ricchezza, anzi li aveva miseriti. Quindi il brigante Crocco, il mitico Rinconanco, erano tutte, tutte figure anche che i piemontesi, come dire, ne erano terrorizzati. Mm. Eh. Dei gangster un po'. Un sì. Eh sì. È il nostro western il, il, il crimine è, hai detto, è borghese. è borghese. Infatti, sono i boss, ci diceva anche i crateri, sono dei, degli uomini. Sì, qualcuno, so, qualcuno, è, qualcuno diceva pure che quello che distingue la mafia dal, dal resto della criminalità organizzata è l'abitudine a un rapporto privilegiato con lo Stato. Certamente, il, il, in genere per esempio quando sono nelle scuole cerco di dare un, una lettura semplificando di questo tipo, il gangster lavora per i soldi, il mafioso per il potere, mm. i soldi sono solo una declinazione del potere e del resto se tu volessi soltanto il grano una volta che fai un'operazione con la coca per esempio ti stai a posto. Che cioè, no? sì, non torni. è solo soldi, vabbè, no. come diceva un vecchio saggio, comandare è meglio che scopare. Chi era? Comandare è meglio era che scopare. Un signore che si affacciava dai balconi. Ah, ok, <ride> oh. bello. Credo che non avevo... si privasse anche dell'altra cosa. Sì, ah, però sì. era ah, proprio un fan, fan dei balconi. Proprio era. Ah, la volta. Sì, eh, io, rispetto al, alla cattura recente di Matteo Messina. Denaro, ho una mia opinione che è paracrucianiana. Voglio sapere il tuo pensiero, cioè nel senso in questo momento grande giubilo da parte dello Stato perché abbiamo catturato Matteo Messina Denaro, ma a mio modesto parere per me non è altro che la pale il palesarsi di una, di una gigantesca sconfitta, perché l'abbiamo catturato, ormai vecchio, malato. malato. Dopo è probabilmente inutile in termini di, di, di organizzazione, cioè, non, non riesco a vederla come una vittoria, riesco quasi a, anzi a percepirla come una, una, una volontà più... dello stesso boss sì, sì. in qualche modo. Sai, da un lato è difficile dare una risposta, lo sapremo chissà tra quanto tempo, avremo elementi chissà tra quanto tempo, però c'è da dire che um, io non credo si sia consegnato perché voleva e sono certo abbastanza certo di questo guardando i suoi comportamenti voleva fare come suo padre suo padre il padre di Uzzuciccio il padre di Matteo Messia Denaro mh, fu latitante per otto anni quando morì si fece lasciare su un muretto vestito da morto lasciando intendere adesso mi consegno cadavere ah. è un segno di forza per la sua famiglia beh certo no? e probabilmente probabilmente e Dessina Denaro nella te, nell'orizzonte, aveva un'idea del genere, ma tutti i potenti, i tiranni, i politici, gli imprenditori, ma persino avviene così anche nei potentati sportivi: cioè tutti hanno una vita, quindi un momento di apice, una fase di crescita, un momento di caduta. Certo. L'abbiamo preso come Binnu in un momento di caduta. In cui l'organizzazione, ah, perché qui c'è tutto un dibattito no, poi, tra esperti, diciamo, ma era il capo di Cosa Nostra? No, non era il capo di Cosa Nostra. La lettura è, secondo me, che lui certamente è al vertice di Cosa Nostra, certamente non voleva essere il sovrano, perché Cosa Nostra è, è verticistica, cioè rispetto a, a, a Camorra e Drangheta che sono federali, mm. non hanno un re. Cosa Nostra è una piramide, eh. e quindi è un re. E anche questo si fa molta fatica, immaginate qualcuno dice no non è così, non è più così, non c'è più la cupola, Rina muore re, cioè Rina che muore qualche anno fa in carcere, in realtà è il re di Cosa Nostra, benché non lo sia più da anni perché certo. non comunica simbolicamente. più. simbolicamente. Prima di eh, Settimo Mineo per esempio, che era capo di Cosa Nostra, mentre Messia Denaro era fuori perché Denaro cercava di avere un ruolo di influenza, ma non di essere il re. Per tenere più tempo possibile sugli affari e non rendere conto al gruppo. Un po' il Bisignani del, della <ride> mafia. No, c'è cioè un po' a Lui, anche certamente, perché. Poi questo è interessante. Negli anni. Spero non mi quereli Bisignani. Cioè, non volevo paragonarlo a dire. dire. Di, no, lo, <ride> a me mi ha ma ho vinto. No, io, 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 siccome sono molto affascinato, ogni tanto gli mando dei messaggini tramite amici: tipo, raccontami tutti i tuoi segreti. <ride> sì, sì, certo. Sono convinto che Bisignani, un giorno in punto di morte, mi racconterà tutti i suoi a segreti. Te. Sì, a me, sono convinto di questa cosa, <ride> okay. non so perché. Yogoro ma... fu ufficiale, <ride> certo. siccome no. c'ha voglia di raccontare roba Bisignani. Può essere, poi sai, non sei mai quello che poi sanno o dicono di sapere. Però, certamente, insomma, è una roba... Cioè, il, il fatto che tu fai, puoi fare carriera in un'organizzazione criminale se hai la sintesi di due cose, capacità negli affari e potenza militare. Non puoi essere un cavo se sei colletto bianco e basta, non puoi essere un cavo se sei soltanto un macellaio. Questo rende l'organizzazione criminale del mondo, eh? questo vale per i cartelli messicani, vale per i cartelli kosovari, albanesi, vale per i cartelli russi. La differenza con l'imprenditore è che tu devi anche su di te portare diciamo, il, il carico omicidiario, cioè le persone devono sapere che tu sei in grado di uccidere e hai ucciso. Ma come, come i buoni imprenditori che hanno fatto tutta la scalata da... Da sguattero a, per sapere bene che cosa stanno Ogni amministrando Ogni singolo passaggio. Quasi tutti i capi, diciamo, sono così. Eh, mm. Va detto che poi c'è tutto un cursus sonorum, cioè nel senso che eh, se sei figlio di un capo eh, entri privilegiato, entri già, no? come dire, sei battezzato. Come dire. Di Lauro. Esattamente, come i figli di. Sei esperto <ride> I figli di Di Lauro, di Paolo Di Lauro. Commettono dei casini giganteschi che porteranno poi alla faida, una delle più grandi faide della storia del crimine. Sono completamente inesperti, ma gli danno il potere perché sono figli del re. Ah, è giusto. E cambiano tutto. Tra l'altro, con un'operazione interessante, perché Cosimino Di Lauro, figlio di Paolo Di Lauro, stiamo parlando di, a metà degli anni 2000. Sì, Cosimino Di Lauro sarebbe Jenny. Esatto. Giusto, nella serie Gomorra. Okay. La serie Gomorra è ispirato a Cosimino. Esatto. Morto. Recentemente giovanissimo in carcere quasi si è, lasciato, si, è, si, è, si è ammazzato. Fumava più sigarette possibile, cercava di bere il meno possibile, di mangiare le cose più dannose possibile per, per velocizzare una situazione. E, secondo alcune interpretazioni è che stava cedendo e non voleva pentirsi: Quindi, per morire martire, morire, nel, nel silenzio, sì. nel martirio dell'umertà. Bene, Cosimino di Lauro commette diciamo, un golpe, cioè agli affiliati di suo padre, che erano liberi concorrenti in libero stato di Camorra, cioè ognuno gestisce i suoi territori, dovete solo comprare la droga da me, una volta esaurita la mia partita potete fare quello che volete, lui prende il potere e dice no, basta, siete tutti a stipendio, vi do un mensile e fate quello che dico io, e scoppia la rivolta. E inizia a far lavorare i giovani. E lui dice, giustifica tutto questo dicendo, non voglio nessuno sopra i 30 anni. Nessuno. I vertici devono essere tutti ragazzi, voi siete vecchi, si devono boccarati. Perché pretendono di più poi gli adulti magari. E la furbata era il giovane pur di ottenere potere è alleato mio. Gli altri hanno già potere non hanno bisogno di Cosimo. E quindi da un lato c'è una furbizia, sempre devi vestire, questo è come la politica, devi sempre vestire ideologicamente qualcosa di avvincente quando in realtà spesso è solo banale profitto. E così tutt una, tutta una serie di regole, anche le cose più assurde, per esempio quando vieni ammazzato, mh, tua moglie si può risposare in genere dopo 5-8 anni. La leggenda casalese diceva sì, perché l'anima di una persona ammazzata gira. Per cinque anni prima di andare dall'altra parte, e tu non puoi far vedere la moglie con un'altra persona, quest'anima che è ancora vaga, anima in pena. A loro credo. È una roba. In realtà, te, questa è una vera e propria mitologia, c'è cioè leggenda in cui non è che ci credevano. Ma serviva al clan per dire: una moglie sa molti segreti, se uno si sposa subito, gli passa delle informazioni, facciamola stare lontana, che magari i figli gestiscono, nessun altro si prende quelle informazioni. Tanto è vero che Bardellino, personaggio assurdo non so se lo conosci ma ti no, piacerebbe piacere, piacere, il grande capo dei Casalesi quello cui non è mai stato trovato il corpo ah. amico di Buscetto, ucciso in Brasile ma dicono ucciso in Brasile, scompare da sempre nel mio paese è tutto nel mio territorio sempre si diceva Don Antonio non è mai morto Don Antonio non è mai morto è Jackson, eh, tipo. <ride> ma nel caso suo non, il corpo non è mai stato trovato e a un certo punto d'improvviso mi pare due anni fa su Wikipedia uno aggiunge la data di morte oh, ah. oh, questa roba è, in è inquietante no? Ed era... Che, io, che era. Eh, per qualcuno... Azzeccata. è Ma ah, chissà. Cioè, nel senso, eh, era morto tipo 85enne, no? E chissà. Io ho molte perplessità, però mi ha, mi ha sempre colpito il grande capo che non uccideva con le armi, sempre armi bianche. Madonna, ma sono degli storyteller incredibili. <ride> In allora, cioè, se sei uno poco creativo, fai poca strada. <ride> se... <ride> sì, devi fai non puoi fare il compitino. È il motivo è per cui puoi... io sono ossessionato da questa roba. Come posso inventare? Pensate, con queste storie, per me queste storie sono una mano alla gola, perché so sempre che appena c'è un momento <coughs> di invenzione, come era la serie chiaramente ispirata alla realtà, potevi inserire cose di fantasia. Ma, è, ma il metodo, che ho usato anche con Garrone, qual è? Io scrivo tutto ciò che è accaduto. Non per forza accaduto a Napoli nel 98, nel 2000, no. Quello che è accaduto. Cioè se tu vedi ammazzare, no, in, in, dove scrivo, cosa scrivo io, in un certo modo, non significa per forza che sia avvenuto in quel momento a Napoli, in quella fase, ma per esempio in Montenegro. Ma deve essere successo, se no io non tutto. ci credo. Certo. A me stesso non credo. Quindi tutto quello che accade, come dicevi, loro sono ossessionati dalla storia. Ma prima vi raccontavo di Gravia, i fratelli Graviano, sì. personaggi assurdi, incredibili. No? A un certo punto, eh, qualche tempo fa, mi arriva un'ennesima querela. Me ne prendo tantissime, chi si espone sempre così. Ma chi è, chi non è, chi è, chi non è Graviano? quindi eh, madre natura, sul suo soprannome, perché vuole che sia sequestrato solo il coraggio. E mi scrive a mano, a mano la, la, la querela perché il messaggio è preciso. Il messaggio è sono io a scrivere che il libro deve essere tolto dalle librerie. Ora, prima domanda. L'assassino di Falcone, perché era presente nel gruppo, chiede il sequestro di un libro di Falcone. Già, <ride> magia, allora, magia. E, che e poi mi dice... Non mi chiamo madre natura perché do la vita e tolgo la vita, ma perché ho un bel culo, <ride> <ti> immagino. <ride> Ciao Darwin, <ride> ma perché ero generosissimo. Ah. E quando le, hanno letto, gli avvocati hanno letto questa cosa, io ho detto ragazzi, ferma, fermi tutti, bisogna sempre mettersi dal punto di vista di chi sta raccontando questa cosa. Bene, nel, nella sua testa, questa cosa è vera, perché è stato un boss, per esempio, attentissimo al welfare nel suo quartiere se c'erano problemi, muto, cose, prende dai soldi, ma qui c'è la truffa, loro non vogliono mai che i loro quartieri, io mi sono sempre chiesto ma perché Casalesi, cosa non sta non hanno fatto diventare questi quartieri pieni di i migliori campi di basket, avevano i soldi per fare, certo, per, migliori per, campi per campi. valutare una bella scuola, per qualificare Fibisa, la zona, perché se tu sviluppi non hanno più bisogno di te. Ah. Ti danno i soldi, ma devi sempre dipendere da loro. Quindi... Tieni affamato. Esatto. Sì. Tu hai un bambino, per esempio, in difficoltà. Le organizzazioni, spesso, quando tu hai un figlio disabile, ti aiutano. Ma quanto ti aiutano? Quel poco per cui devi sempre di... dipendere da me. Il campetto, il campetto, rifacciamo i canestri. Io a volte mi dicevo: avete miliardi di euro. Cosa vi costa dare lo 0,2% a quel quartiere? E no? Poi nessuno ti fa un omicidio per 5.000 euro, nessuno poi decide di avere a che fare con te e fare le loro operazioni. Quindi sono costretti poi ad andare via e perdere il loro potere. È il motivo per cui il denaro è lì. Tu dici ma come con tutti questi soldi? Perché non sei andato in Nuova Zelanda? Perché se eh, tu vai via devi mettere qualcuno a fare il vice e diventare cioè regente. Devi mettere un reggente Ma pensa a te. Io una cosa che, che non so come fai, a, cioè, come fai a conciliarla, nel senso io vivo una dicotomia nel, nel senso tra il ripudiare ciò che è il sistema mafia e tutte le, le associazioni criminali, e però dall'altra parte su ne subisco anche il fascino. Tu, tu hai sì, la stessa sì. cosa? Cioè io, come... Sì, nel senso che, eh, anzi, grazie per questa domanda, perché io credo che ci sia un assoluto fascino in queste storie, e questo fascino è parte del loro potere. Cioè, loro stessi sanno, loro stessi sono affascinati. Non è un caso che trovate libri su fatti criminali letti dai boss tantissimo. E ci dicevi prima off camera del, del, del fatto che nella casa trovass, avessero trovato... Certo. Ma io eh. quando, quando... Non so se vi è capitato di dire.. A un certo punto uh, arresto nel ciapo quando, e trovano un libro che ho scritto a 000 sul letto del capo. Sì, sì, sì. Perché lui si voleva leggere. Voleva leggere la sua storia scritta. Per, ma, non è, ma non voleva minacciarmi in quel caso, eh, ma non ne fregava niente, gli importava capi, fammi capire cosa è successo prima di me, perché spesso non lo sanno. no? Certo. Il fascino c'è e mi interessa smontarlo in alcuni casi, cioè mi interessa capire come spesso è teatro, menzogna, onore, non tocchiamo le donne, falsissimo, facciamo tutto per i poveri, falsissimo. Pensate che le organizzazioni, questo ve lo scrivo hanno, soprattutto per esempio Cosa Nostra, hanno avevano addirittura un libro fondativo che si chiama, non so se l'avete mai sentito, I Beati Paoli, no, un libro una sorta, scritto uh, Luigi Natoli, una sorta di Diuma italiano, mm -hmm. che scrive questo librone, si chiama I Beati Paoli, dove racconta di una setta incappucciata che si riunisce per vendicare le persone senza giustizia. La cameriera stuprata dal suo padrone. Una persona uccisa dai fratelli, di colmare di... l'assenza della giustizia, supereroe. Eroe. E loro si identificavano. E pensate che uno dei più grandi killer della storia, l'avete sentito, Totuccio Contorno, certo. incapace di parlare italiano al maxi processo nel, nel mio podcast, l'ho messo c'è il traduttore siciliano italiano <ride> mentre il pentito si di singapore che parla tutto così non ha traduttore <ride> per dire no bene contorno soldato perfetto nel senso un, una macchina da guerra vera un uomo che non dormiva nel letto nel momento in cui nell'obiettivo eh, perché ha paura di prendere troppo sonno quindi non capire se qualcuno gli sta entrando in casa Totuccio contorno che gira per Palermo con un bambino alla mano: non suo figlio, preso da, da amici di famiglia per non farsi sparare: esatto, perché non può, un uomo d'olore non può sparare davanti a un bambino quindi gira con lo scudo. E un giorno, mentre è per Palermo ha questo bambino accanto, eh, i corroni si dicono: bisogna buttare giù, contorno se c'è il bambino, Sparate. non ci importa. Spara da uguali. Lui vede: giuro, questo è quello che racconta. Una persona che ha il ventre. Sulla ringhiera del, uh, del balcone e pensa: Ma io se mi affaccio non mi affaccio così? Cazzo, quello è un palo. Inchioda, apre la porta e si mette in posizione. Ed era vero. Di lì a un attimo c'era il gruppo. Cazzo, che intuito eh. Vede uno così e dice: Ma che? Ma io mi affaccio così? <ride> Bene, Tuduccio, contorno si presenta e dice: Il mio soprannome Coriolano della Floresta, che è il protagonista degli... dei Beati Paoli. Una persona che non parlava italiano. Questo per, lo dico per dire. Non bisogna farsi fregare, per cui, ah, belve ignoranti, questo è un certo. commento da fighetto. Non è così. Il fatto di non avere, per esempio, un buon eloquio, non significa che non sia intelligente, capace e anche con una certa cultura. Certo. Quindi, invece, tutti vediamo, vabbè, ma no, sono ignoranti, questi non possono organizzare niente. Col cavolo, sanno esattamente a chi affidare i soldi, conoscono i codici, i sacrifici. Oppure, al contrario, il boss che sceglie il vizio, è per esempio una, una roba incredibile. Quando ci sono i processi interni all'andrangheta... Eh, Capo zona troppe fidanzate. Non è affidabile, oppure eh, si veste troppo visibili. Addirittura c'era un caso, non dimenticherò mai di un, di un affiliato che guidava col gomito così fuori dalla macchina. Troppo spaccone nell'occhio, devi essere disciplinatissimo. <ride> eh beh, certo. Ecco perché quando ti parlo di fascino, cioè, da un lato io sono incuriosito per capire i meccanismi che sovraintendono gli affari e poi gli affari dove non conta la legge, ma conta la regola. Il mafioso segue le regole, il fesso, nel loro, nel loro sentire, segue le leggi. Questo è fondamentale, cioè l'uomo d'onore segue le regole, l'affiliato segue le regole e le regole loro le considerano più vere, cioè è il fesso che crede alla legge. Le leggi ti prendono per il culo. L'uomo d'onore segue la regola e se ha abbastanza palle e coraggio può addirittura forzare la regola e prendersene le responsabilità. Certo. Eh. Ci dicevi prima, scusa, che danno più adito a, a, ai loro nemici che allo Stato, cioè lo Stato viene solo dopo il nemico. È il motivo per cui io, per esempio, nella, appunto, nella serie Gomorra non voglio mettere lo Stato, perché la mia, il mio obiettivo è, lo spettatore deve vedere come sentono i camorristi e cioè lo Stato è un'interferenza nella loro vita. La, quando, per esempio, ti entrano in casa e fanno polizia sono contenti, sono più tranquilli. Cioè, così non mi tagliano la testa no, e certo. non vanno a impiccare mio figlio eh. dall'altra parte, e la loro risposta. Quindi io lo volevo far vedere, lo volevo far vedere e lo volevo far vedere eh, con l'obiettivo di permettere allo spettatore di mettersi dalla parte del male e sentire che quel male non è una roba da mostri, è la sua vita perché quelle logiche: vincere, guadagnare, affermarsi, non fidarsi di nessuno, è la vita di tutti noi. Ecco perché piacciono i film crime. Sì, certo lo spara, spara. L'azione va bene, ma c'è il fatto che tu vedi la tua vita in maniera più autentica. Sì. Non ci sono le mediazioni morali, ideologiche, religiose. Quello che cosa conta: amico, nemico, soldi, eh, potere, fidarsi o non fidarsi, chi si fida è fottuto. Tutte queste dinamiche. Noi le vediamo rappresentate in maniera anche mitologica. E non c'è: questa è una cosa che per esempio io ripeto sempre: non c'è una sola persona che ha preso un'arma perché ha visto Tony Montana mentre i criminali che hanno già scelto di prendere un'arma, quando vedono Tony Montana Scarface cercano di imitarlo per poter essere riconosciuti capi, per cui a Casal di Principe, Carmine Valterino, schiavone, fratello di San Francesco Sandona schiavone, va dal geometra e dice voglio la casa di Tony Montana e loro gli fanno il baldacchino, io sono entrato è quello che quando l'hanno arrestato gli hanno detto, ha detto lo Stato vince sempre era Valterino? Uh, che C'aveva la casa bunker che si apriva in due? Era un casalese. Era un casalese. Ah, vedi? Forse credo, credo suo fratello. Uh, 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 suo uh, fratello Ciccio. Uh. Perché eh, cosa succede? Con Valterino, questa casa dove io sono entrato, sono fisicamente entrato. Nel oh. senso è tutta bruciata perché quando gli sequestri, gli confischi i beni, loro dicono o nostra o di nessuno. Quindi te bruciano. la bruci. Io ho visto questa scalinata. Ho visto la, la, la piscinetta con il leone. È uguale, la scena quando... <ride> The gli world is yours. Ed, è, ed è, è... tutto fa parte di questa storia. E attenzione, appunto, ripeto, ah, poi c'è anche l'altro elemento. Dicono sì, però le persone si sono fatte i capelli come i ragazzini, come Jenny. Mm. E io dico, buono in che senso? Nel senso che loro prendono a riferimento una figura rappresentata, non il camorrista stesso. E questo permette in una prima fase, sì che quello è il male, ma è un male rappresentato. Quindi significa che tu inizi a, essere, a capire come si muove un certo movimento. E l'identificazione, io la cerco. Cioè con la il cerco. fatto che si stereotipizzano li rende più riconoscibili. Non solo, che io li tolgo dallo sguardo sul crimine mm. e li metto sulla rappresentazione del crimine. Ah. Io ti permetto a te ragazzino che stai guardando, poi dopo Jenny, spero alcuni di loro, poi vuoi capire che fine fa Jenny. Cioè, certo. Poi vuoi capire, vuoi, magari leggi anche una cosa, guardi un'altra serie. Mentre invece se tu hai come mito il, il boss di quartiere, il boss di quartiere ti fa vedere solo quello che vuole lui. E questa cosa è, è importante perché altrimenti è una cosa appunto anche questa è divertente. Se fosse così facile, io, farei, io potrei far vedere come succede. Don Matteo, tutti i giorni avresti l'educazione al bene. Sì, no, ma è una cagata. No, no, sono d'accordo, <ride> però posso farti no, una certo. domanda. Non credi che Gomorra abbia modificato la tipologia delle associazioni, ti faccio un esempio, Emanuele Sibillo, sì. quella roba lì secondo me è stata tanto influenzata, quel movimento sì. camorristico lì da Gomorra. Sai, da, eh, da, da Gomorra la, sì, la serie. La, la questione è, è centrata perché eh, il criminale quando guarda il cinema non solo ne è condizionato spesso, ma ne prende gli stilemi no? Quindi, per essere più più velocemente riconosciuto. E deve essere più iconico, perché è un linguaggio condiviso da tutti, esatto. tutti con la villa di In caso, eh, esatto. è. Questa, è. questa era proprio la foto di Mario Spada, credo. È, uguale. è proprio l'entrata così che c'era. <ride> Adesso poi gli hanno tolto tutti no, i pomelli, sì. le ringhiere, ma era uguale, proprio uguale. Ma pensa, Incredibile. Uguale. E eh, quindi cosa succede? Per esempio il padrino. Il padrino che non solo gli hanno trovato adesso il, il quadro in una delle case di Messina Denaro, ma Giuffre racconta che Binnu Provenzano e lui vanno al cinema a vedere il padrino perché vogliono vederlo, che gli piace, no? Il padrino, ehm, visto da tutti i mafiosi del mondo, filippini, eh, russi, eh, eh, gli brasiliani, ehm, Mario Puzzo chiama quel libro di origine campana. Tra l'altro. Mario Puzzo, scrittore pazzesco, che fa quel libro perché era mangiato dai debiti di gioco. Ah. E quindi <ride> gli dicono: devi fare finalmente un libro che Vai. venda. E lui dice: Secondo me queste storie funzionano, no? Bene, um, chiama Godfather nei territori di mafia. Il, il ruolo di Godfather, cioè di padrino di battesimo o, bat, o padrino di Cresima, è fondamentale anche nell'affiliazione. Certo. Ma non si chiama padrino, cioè. Se tu sei il padrino di quel, quelle, le persone ti chiameranno compare. Kumbah, Kumbah, Kumbah. Che suona malissimo. Quando Le Mafia vede Godfather, toglie Kumba. e rintroduce padrino. Fa oh, figo. per oh, figo. Che figo eh, Vabbè, sì, ma è, è giusto. Rebranding. Beh, dicevo anche come Gomorra ha dato vita o ha plasmato un po'. Il Sibillo movimento. in qualche. Quello. Sì, li ha resi anche più sgamabili. Perché poi Sibillo si faceva le foto su Instagram, si faceva le robe e sì. l'hanno ucciso. Però sì. comunque li rende più quelli più giovani, li rende più sgamabili perché cercano di farsi notare in qualche modo. No? E questo è anche importante perché me lo chiedono spesso: perché a volte addirittura nelle conferenze di polizia, anche i tedeschi, mi chiedono: ma perché un'organizzazione segreta poi si fanno i selfie? Addirittura nel caso di Sibillo. Questo l'ho raccontato nel romanzo La Paranza, questi a un certo punto si mettono. E il nome in codice, cioè per esempio c'è scritto Valerio Esposito, ES17 tra parentesi, cioè appartengo alla paranza, Nicola More, parentesi, ES17, Emanuele Sibillo. Sibillo 17, che era il nome, diciamo il numero iconico di, di Sibillo, 17esima lettera... Anni aveva? Eh. Lui, viene, lui quando fa 18 anni dice festeggiatemi tanto perché mi ammazzano... A breve, due anni dopo lo fanno fuori. A 18 anni era un boss. Sì. E la cosa incredibile è che quando tu conosci questi personaggi no, e vai a fondo nelle loro storie come Sibillo, Felice Maniero, ti rendi conto che avevano delle potenzialità incredibili per essere dei grandi imprenditori. Cioè, se io penso a Sibillo, faceva aveva scritto sì. degli articoli sì. giornalistici sì. anche belli, mi sì. ricordo. Mentre sì. Felice Maniero è a tutti gli effetti un grande imprenditore, sì. cioè ha gestito un patrimonio da grande imprenditore, no? e quindi tu e dici se, se solo avessero la, la possibilità di stare di là e, e questo funziona anche sui social perché loro sono sui social? perché oggi devi essere nell'ascesa devi essere riconoscibile in passato bastava per esempio ti compri una grande macchinone ti fai vedere che stai crescendo tutti i grandi capi prima di sparire hanno avuto una fase di visibilità Maurizio Prestieri che ha intervisto non so se l'hai vista, quella ti piacerebbe certo, eh, cioè, su un mio canale ho caricato l'intervista con Maurizio Prestieri Braccio destro di Paolo Di Lauro, e Osic, chiamato anche lui Osic come Massia. Denaro Prestieri dice: Io ho sempre voluto essere mai VIP perché se sei molto riconoscibile è il problema dei capi mafiosi che hanno fatto le stragi. La polizia ti vuole arrestare, i media parlano di te. Lui dice: Io volevo essere VIP -l local, <ride> cioè nel mio quartiere. Manna, sapere Fuori no, certo. oggi anche per questo hai bisogno di social. Quindi tu preferisci rischiare, ma devi esporti perché le persone che tu devi intimidire, con cui devi fare affare, eh, devono sapere che tu sei lì, sei bello, cioè buon, sei, sei figo. Campagne regali, elettorali, regali regali piccole sogno, campagne di propaganda. Diverse. E quindi usi social e dopodiché la polizia ha proprio ormai un dipartimento che studia i post dei figli di. a volte hanno arrestato dei latitanti che si erano fatti dei selfie tipo nei, nei, nei musei e da un dettaglio hanno capito dove si trovava e l'hanno beccati Ma per lui è più importante far capire che si sta muovendo, che sta in un'altra città, che rischiare l'arresto. C'è quella coppia famosa di napoletani: uno fa il, il cantante neomelodico e lei è. Tonietina. e Tina. E Tina, sono questa coppia. Lei è l'ex moglie di Gaetano Marino. Di Gaetano Marino, degli uomini un tizio che gli esplosa una bomba in mano ed è rimasto senza Ma Come che sei super esperto? E vive sarà... su YouTube, vivo su YouTube. Vivo su YouTube. <ride> sì. Ma non gli, che sono, è... gli si sono staccate le mani, giusto? Sì. E loro sono diventati una coppia social. Hanno fatto addirittura il matrimonio in diretta su domenica live. Della Durso, no. capito? Gaetano Marino e detto Moncherino fratello di Gennaro Marino Mecchei che è una delle figure che ci è servita per Salvatore Conte in Gomorra no? e non solo lui ma anche lui perché va... è andato in Spagna esatto, gli spagnoli loro sono chiamati gli spagnoli perché spostano i loro affari a Barcellona in Catalogna e quando va a mettere una bomba fuori casa di Antonio di Ruocco, detto Capacic, Parente ha una, una... Uh, bombola di gas con accanto una bomba una polvere epica si innesca prima, c'è cioè un botto incredibile. Sono tutti convinti: sia morto in mille pezzi. Invece è stato lanciato in un cespuglio. La fiammata gli ha cauterizzato le ferite, si è aperta la pancia e, e aveva sempre queste mani di legno. Infatti, c'era sempre qualcuno con lui perché non, non poteva muovere nulla. E la figlia che è una cantante, va in Rai. La, la giornalista dice dov'è il papà e per un attimo la telecamera indugia evitando i moncherini su Gaetano Marino che in prima fila questa ovviamente la, la figlia stava solo cantando nulla stava succedendo ma tributa cioè si poteva fermare lì la storia la bambina ha cantato una canzone per il papà già questo oh, è interessante invece... il papà è un capo camorra e invece lo inquadrano sì. <ride> lo inquadrano lo inquadrano e lo omaggiano ma per chi è questa canzone? <ride> Beh, è interessantissimo l'uso della televisione che hanno fatto. Cioè Ricordo Cuffaro da Costanzo, da Costanzo che conto. cercava di buttare merda su Falcone Borsellino e loro ridono sotto i baffi pubblicamente, cioè che fanno proprio il gioco tra di loro usando poi i media comuni. Eh. Sì, a volte, a volte, per esempio, sono come dire, convinti che mh, è il motivo per cui cercano di uccidere Costanzo. Sono convinti che una posizione, diciamo, troppo permissivista, insomma, permissiva verso il mondo mediatico indebolisca il clan. Cioè, Rina a un certo punto si convince che Costanzo, attaccando, e invitando Falcone, i rivali suoi utilizzino questa cosa per dire che non vale niente. E nella, nella mia storia, io su di me sono convinto che i stessi sono molto arrabbiati perché se a questo gli facciamo dire qualsiasi cosa, ma i nostri nemici poi possono dire qualsiasi cosa e farci qualsiasi cosa. certo. Peppe Diana, che viene ammazzato io, ho 16 anni, il prete di Casal dei Principe, era un ragazzone a 30 anni quando gli sparano in faccia. Lo fanno perché gli pensano: ma se gli permettiamo di dire queste cose e se noi lo, lo colpiamo, le parali, i gruppi capiranno che noi ci facciamo rispettare. Certo. Quindi ti utilizzano come un mezzo, sei un ufficio stampa. Cioè, ti colpiscono perché quel messaggio arrivi, ma non è che in sé loro te ti temono. Non ce l'hanno con te. Come, ti usano come. strumentalizzano. <ride> sì. E, no. Non so se hai visto recentemente questa trasmissione di Giletti con questo pentito. Sì. Cosa ne pensi? Allora, facciamo un piccolo riassuntino: c'è questa trasmissione di Giletti dove c'è un pentito. Che era una sorta di mini sindona. Cioè uno che gestiva le finanze. Sì, uno sì, che gestiva le finanze dei Graviano. Di Piemonte. Piemontese. Qualche mese fa, qualche settimana fa. Qualche settimana prima che arrestano Massi Matteo Messina denaro questo dice: November. Lo stanno per arrestare. E. Ovviamente è il regalino per questo governo, bravissimo. Dice è il regalo per questo governo. Cioè, tu cosa ne pensi? Perché l'attendibilità di questo test non è sì, proprio la infatti, migliore. È, sai, è difficile. Allora, sicuramente lui gli è arrivata all'orecchio la cosa: che denaro fosse malato. E probabilmente ci ha fatto lui una riflessione. Cioè, sì. ci fatto una riflessione sua. Cioè una persona malata, gli stanno arrivando le informazioni. Probabilmente chi se lo vende. Ecco, io più che i meccanismi di trattativa, che a oggi noi non abbiamo vere prove su questo, ci sono logiche di, di dialettica, cioè di, di parti che si parlano, e lui lì lascia insinuare qualcosa di cui si è parlato poco, ma secondo me lui lascia insinuare chi se l'è venduto verrà ripagato. Ah. Quindi la questione gasto ergastolo stativo, no? e il messaggio in realtà non è perché l'astrostativo non può essere messo in, come dire, in trattativa è un tema troppo grande ma cosa? se per esempio chi si è venduto infatti lui dice proprio qualcuno potrebbe essere liberato in sordina in sordina, in sordina significa magari di improvviso mica ora, tra tre anni arriva la grazia da Mattarella no, ma ancora, ancora, ancora più invisibile cioè tu hai una diagnosi che hai, che ne so, un, un inizio di leucemia chiaro vai in ospedale inizia ad andare in ospedale quindi le i media non hanno fastidio e dall'ospedale casa per esempio le persone che hanno partecipato a questo arresto non sappiamo chi sono vedremo ma potrebbero lui sta insinuando questo ora non so se lo sa o lo immagina, lo immagina perché gli è, gli è arrivato all'orecchio gli è arrivato all'orecchio una cosa del genere mi ricordo per esempio molti anni fa un pentito Carmine Schiavone che adesso è morto mi incontra. È morto. morto cazzo. A un certo punto mi incontra. Ma che e, parliate di familiari, ma ti ricordi <ride> lui eh, adesso? È morto. morto Carmine. Il Carmine. <ride> il, il Carminone. Carmine Schiavone mi racconta, eh, è, è uno dei pentiti, diciamo, che mi racconta, insomma, mi, mi dovevano fare male. E quando vengo convocato, i carabinieri mi microfonano. Cioè, io ho eh, il microfono sotto la camicia. Sono col microfono sotto la camicia. Terrorizzato perché? Perché questa macchinetta che mi registrava con una cassettina piccola fa rumore. No, quando, si, quando finisce fa. Cazzo. <ride> quindi io andavo continuamente in bagno. Che tecnologia avanzatissima! <ride> C'era cioè, il telefono. registratorino quello sì. d'anni '90? Sì, Madonna. era, 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 multi, era dieci anni, più di 10 anni fa. C'era già digitale, esisteva già un eh, vabbè, non era. farti rischiare Lo <ride> cioè. stato arriva sempre tardi anche sulle cose. io andavo in bagno per vedere. Sta cassetta, No, E detto ciò, lui sapeva benissimo perché a un certo punto io questo audio l'ho utilizzato. E l'ho messo online in un, in un documentario che fece una, una televisione americana. Non so se ve la ricordate. Current TV, forse eravate troppo piccoli. C'era una televisione americana nata in Italia, si chiamava Current TV. E io feci questo doc che si chiamava Saviano, Ra, Ra, Racconta Saviano, e metto gli audio. Poi l'ho caricato sempre sul mio canale. Metto gli audio dell'incontro con Schiavone il quale quando lui vede che sta roba non gliene frega niente perché lui le cose mi voleva dire voleva che fossero pubbliche eh sì, quindi io sono andato segreto <ride> ma se gli avessi detto posso registrarti sì. anche perché a lui gli avevano secretato tutti gli interrogatori per la, la terra dei fuochi esatto. e poi gli hanno, hanno tolto la secretazione non so come si dica quando è esploso il merdone ma per anni i suoi verbali sono stati secretati per non far sapere che c'era una bolla di merda radioattiva in quella zona. Quindi lì. il rischio di terrorizzare le persone perché lui raccontavano degli intombamenti, e lui a un certo punto mi dice il motivo per cui no, vogliono farti del male o ti vogliono, vogliono colpire. E anche là lui dice: È un fatto simbolico: cioè lui attribuiva la cosa al fatto che dice: ah, Ma se tu fossi stato di Milano è diverso. Il significato è che tu sei di quella terra e racconti e dici quelle cose è troppo grave, no e io gli faccio una domanda proprio quando, quando lo riascolto mi sento proprio ingenuo un bimbetto perché gli dico scusi, no? poi gli devi dare del voi e non del lei, che è un codice ah, okay. okay. il lei è distante il lei non è rispetto no? il voi è un'attestazione no, di è un di discorso di... che faceva anche Mussolini quello sul, sul rispetto proprio, lui, lui vieta proprio il lei a un certo punto così da borghese quindi dico ma mettiamo che io tra vent'anni, perché sono un problema? E lui ti dice questa cosa terribile. Dice: Ma no, ma no, no, non ci si può mai dimenticare perché nel momento in cui tu assurgi a simbolo tu sei un capitale spendibile. Fine. La posso utilizzare perché sei anche tipo di una roba. Quindi, casomai. Ma, caso mai, un ma il troppo. problema mio è che questa cosa quando io ci penso, E vabbè, innanzitutto mi do la colpa, nel senso che io non sono stato capace di fare l'unica cosa che mi avrebbe restituito la vita, cioè sparire. Il fatto che io continuo a lavorare. Sono io stesso che mi ci metto, mi ci rimetto in mezzo. Certo. Vai in Norvegia, cinque anni, senza una parola. Sostanzialmente si abbassa. Certo, rischi se... Beh, nel tempo sì. Certo, rischio se vado a Casale a San Cipriano, cosa che oggi già è un territorio molto diverso. Quindi non puoi sapere. Ma invece se stai così, appunto, è chiaro che è graviato di... Chiede... Sì, sì. Sì, Poi c'è un'altra questione. La questione è che... che vivi. Cioè, non sono morto. Di per sé questa è, la... è quasi la prova che sei incazzaro. Ma come non ti devono ammazzare. Eh sì. ammazzare? Io ho 26 anni quando mi dovevano ammazzare, 26 anni, sono eh. finito sotto scorso. Adesso ne ho 43. Ogni eh tanto sì, penso, per l'utente ma... medio di Twitter con la bandierina dell'Italia nel nickname, diceva come? Dice, come questo qua è incazzato. Ah, okay, ma infatti posso farti una domanda Vai. perché io ho seguito tanto le tue vicende, e leggo, mi, mi informano. Sei forse la persona dopo di me più odiata in Italia? <ride> cioè c'è un odio proprio viscerale, c'è una sorta di sì, invidia, di perché dobbiamo mitizzarlo, perché è un'icona. Cioè, la domanda che ti voglio fare è, dopo tutti questi anni, dove immagino sia difficile fare tante cose, mettere su famiglia, io oggi pensavo una domanda da farti è, per esempio, cioè, pensare di fare un figlio in, nella condizione in cui sei tu. A, devi affrontare dei ragionamenti e delle dinamiche che nessun essere umano sulla Terra deve, deve fare. No? Ecco, la domanda che voglio farti è questa, ma alla fine... Vabbè, ne valeva te. la pena? Mi piacerebbe tanto poter rispondere di sì, so che dovrei farlo, ma... No, secondo me no. no. <ride> cioè, dal mio, guardando so, da... Fuori. So che è una risposta un po', un po' debole, però è no, veramente no. N non ne valeva la pena perché a un certo punto tu hai un odio, certo hai anche una grande solidarietà e un grande amore, però hai l'odio di una certa parte politica, hai un odio anche, anche di una parte politica a te vicina, ma che per esempio malvede, mal sopporta che sei esposto, cioè che, che in questo momento sono qui per esempio, Sei esposto no? e non gli fai da, da veicolo e non gli fai pubblicità, non gli sei utile. Non gli sei, se gli sei utile, io mi ricordo col DDL Zanna ai tempi, io avevo tutti i politici che ancora oggi a me mi scrivono mi aiuti per la campagna elettorale, mi aiuti per fare questo, ma che cazzo vuoi? Cioè, È che nel sei momento in grado in... di fare leva, va ma bene, nel le momento sulle in cose, tu... fallo anche così Però nel mie, momento no? in Può, cui tu difendi una parte politica, E un messaggio politico, hai una parte politica che ti difende, nel momento in cui esprimi le tue idee, basta, senza supportare Vabbè, nessun... Ma, guarda, banalmente se non fai non sbagli. Cioè... Vabbè, anche anche per questo, però l'odio. Guarda, questo è interessante. Perché innanzitutto è proprio un, un inferno: proprio un inferno. Innanzitutto sei continuamente monitorato. Quindi qualunque cosa tu faccia è sempre giudicato violentemente. E, è un odio che ho cercato di valutare e c'ha degli elementi interessanti. Innanzitutto, primo elemento, senso di colpa. Cioè, se è vero quello che dici, cazzo, io mi sento un po' una merda che non prendo posizione, non conosco queste cose, quindi mi fai sentire in difficoltà. E perché? Per fare soldi? Per guadagnare? Poi questa cosa poi è incredibile, no? Per esempio, quando io sono stato a Sanremo l'anno scorso, e ovviamente io non ho preso. Cascento, ma neanche da. Io volevo avevo pensato di poterlo dare a Medici senza frontiere, no? Perché spesso. Se, se ci pensate è paradossale perché tu hai lavorato, hai fatto fare numero non eh, sei un, non sei un è, un è legittimissimo pubblico che tu prenda dei soldi per fare eh, non sei un dipendente lavora. pubblico non, sei... non sento più ah, hai... scusatemi no, <ride> anche perché il risultato di uno studio e è... sono un sacco di tempo avvocati perché ti prendono spesso querele no. però che cosa succede? e questo è il paradosso ti è concesso questo non è in italia nel mondo ti è concesso di guadagnare solo quando il tuo intervento non vai nell'orizzonte della solidarietà del bene dell'empatia perché altrimenti viene visto come è ah una scusa processo alle intenzioni mentre invece se tu è proprio così, se tu a un certo punto è, al contrario se io ti riempio di me affanculo mi porta ma si bisogna guadagnare e evadete tutti così allora sì allora vabbè, vabbè, fai bene a guadagnare quindi cosa noi consideriamo il male eh, oppure la ferocia, no? l'aggressività autentica. Magari anche non la condivido, ma è autentica. Ah, però non condivido però cazzo eh, sì, è. Di autentico. Preferisco te che fai così di uno che invece sotto. Sotto, sotto. Allora, sì. quando, quando io mi sono trovato in una situazione del genere, ho cercato di capire: ma perché? E mi sono ricordato anche no, dei, di certi meccanismi che avvengono nel Sud Italia. Cioè, quando uccidono Don Peppe per 30 anni quasi, iniziano. Cioè, sono voci, dicono: no, oh, ma quale camorra. Don Peppe Diani è stato ammazzato perché toccava i ragazzini. Don Peppe Diani è stato ammazzato perché uh, non fece il funerale di un affiliato. Lo hanno mascherato, si dice in siciliano: lo hanno riempito di merda. Ma mm. Pippo Fava viene ammazzato: ah, ma no, ma, qua, ma quale giornalismo? Gian ma toccava Giancarlo Siani. Ma figurati, è stato ammazzato perché era l'amante della moglie di Valentino Giunto. Tutte invenzioni che però, passaparola, cosa servono? Servono a dire a te. Che ti stai arrabbiando, stai empatizzando con quel cadavere, stai per scegliere, ma tranquillo, non fa nessuno. Che legittimare è come quando uno va al mano, deve, deve uscire a ballare. Io faccio, uso, nelle scure uso sempre queste immagini: immaginate: voi dovete andare a ballare, state uscendo e c'è uno per terra che sta male. Due scelte: vi rovina la serata, lo dovete portare in ospedale, oppure dite: ma guarda, sto sballato sto di merda, sì. ma ben ti sta, e vai. Allora ti sei, quando c'è il cadavere a terra, tu dici ma non è mafioso, stava in mezzo. Basta una verità comodante ai tuoi scopi e puoi cambiare il mondo. E eh. sulle mafie, guardate, mm. questo è continuo. E poi la cosa assurda appunto è che quando mi dicono ma devo ora di morire, mi hanno così tanto parlato della mia morte, ma così tanto tempo, come devo Non mi fa paura, ma non perché sia coraggioso, è che mi sembra quasi irreale Cioè, ormai sembra un film. Proprio la sentono in tutti i fuori casa di tua madre, no, mentre tu stai facendo una manifestazione, no? un sacco di cose. No? E un giorno ricordo, ero in una libreria, c'era il cane antibomba, perché spesso mi accompagnano appunto per evitare ordigno, cos'è del genere di cane antibomba? Questo Charlie, pastore belga, bellissimo, fa il giro e si siede, ah, perché hai... la, 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 il suo padrone, insomma... E gli dà due colpetti sul sedere si rialza e fa dai, Charlie, Charlie, Charlie facciamoci un giro più largo, facciamo un giro più largo gira, 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 si siede il proprietario della libreria fa una battuta dice ma non è che c'è dell'hashish qua e l'addestratore gli dice guardi che il mio cane non sente le droghe Senti i cani bomba sentono sì. solo la polvere da sparo, suo tritolo terzo giro, Charlie si siede che loro fanno così mentre i cani anti droga ti segnalano e toccano col naso tutti ah, no? i fatti bomba, siccome... io sono convinto che siano tutti no, fatti: quelli no? della Coca? No, sì, no, no, no è un no. gioco. Ma dai, ragazzi, no, no, è il premio del gioco. No, no, il premio che <ride> rendono del... dipendenti dalla droga. <ride> e la cercano. Che no. Mi piace pensare che siano dei giochi. Libera, liberami, liberami. liberami dai, dai. <ride> Tanto, è vero che quando invecchiano, poverini, non sono più bravi perché non vogliono più giocare a trovarlo. È proprio: ma la fine è una dinamica di gioco: Senti qua, la storia è pazzesca. Quindi si fermano, no? E il tizio dice bisogna evacuare, c'è un ordigno, dico ma porca puttana, che può essere? Arrivano i tecnici, aprono e dentro il motorino di questa persona, che era fuori dalla libreria, c'erano dei guanti pieni di polvere pirica perché questa persona lavorava nelle cave. Ah. Ah. Il cane l'aveva sentito, c'era della polvere pirica. Meno male. No, Però per dire no, quanto, quanto questa... Certo, no, no, ovvio. Eh, tu sei lì ti dicevo, la cosa che invece ti inquieta più di tutte, non è la morte ma l'idea di cazzo ma io vivrò sempre così eh sì. cioè. e infatti pensi cioè, ci sia una fine io penso, cioè io... del limite dei tuoi orizzonti è quello, è che, di... quello che dicevi, andare in Norvegia e sparire penso, per un io po' io penso una roba così, io penso che prima o poi troverò ma anche prima o poi non so, avrò la forza perché la prima grande forza è che ne so, rinuncio alla protezione no? io per tre volte ho scritto a diciamo, figure istituzionali per dire non ce la faccio più e la risposta era sempre ah ma dalle analisi fatte eh, risulta che devi essere ancora protetto c'è stato appunto tutta la, la storia del ministro Salvini vi ricordate no? che mm. diceva che diceva due cose farò appena vado al governo fermare l'immigrazione e, e togliere, togliere la scorta, la scorta ma come se fosse un merito la scorta non è un merito eh. non è che se tu hai la scorta sei figo ma è come se fossi cioè, <ride> cioè, da, tutti pensano come un bambino viziato no? cioè, che... la scorta non è un merito ma vai è una vita di merda <ride> cioè, e, poi, e, no, e non ti denota che sei figo cioè, eh, come dire, ah, c'è cioè la scorta, quindi, quindi se non ce l'hai non va in cazzo, o se ce l'hai, vali. Perché poi c'è anche un'altra cosa: eh? la scorta che abbiamo diciamo, noi, eh, che è una scorta diciamo, antimafia, che è un po' diversa dalla scorta diciamo politica, benché siano spesso gli stessi eh, degli funzionari però sono percorsi anche un po' diversi. Anche, anche il modo di vestire, il modo di. Quando tu scorti un ministro, si sono vestiti in un certo modo, c'è cioè un comportamento in un certo modo, macchine in un certo modo, cioè. La scorta diciamo, di antimafia non, non, che non è una specifica, però, diciamo, ha una, una procedura diversa. Ma uno dei motivi per cui, per esempio, io cerco di non andare al mare eh, non è un fatto di sicurezza. Anzi, i miei uomini sono serenissimi nel portarmi al mare. Sono i giudizi con i soldi degli italiani e a farti il bagno. Ah, sì. La scorta ti viene data per vivere, non per me. Cazzo, comunque succede. Cioè, posso raccontarti una cosa vai. che è insita secondo me nel, o nell'italiano o nell'essere umano. Una volta io e te ci siamo incrociati a Venezia e mi ricordo. Che stavo aspettando l'ascensore e tutti mi dicevano: Aspetta, che devi prendere l'ascensore Saviano. Ah, sì? Ed effettivamente è rimasto, è rimasto <ride> bloccato per 20 minuti. E io, un po' di madonne glielo ho tirate. No? Non lo sapevo. Ti viene da Volente, morale. volente. <ride> ah, non era l'ascensore. E infatti, mi dicono: Eh, boh, sta. però dovevano Forse controllarlo. È miei, è miei miei. Dovevano, ah, controllarlo dovevano controllarlo, fare qualcosa. E un paio di madonne glielo ho tirate perché <ride> ti, viene, ti viene spontaneo, non, non riesci ad empatizzare. Ecco eh, sai cos'è? Cos la difficoltà di riuscire a empatizzare con una cosa che nel bene o nel male sai tu, Gratteri e pochi altri. Sì, capito. Sì, è così. E poi non solo, c'è anche la cosa che ti... Ehm, L'attico a Manatta, non ho nessun attico a Manatta, l'idea che per delegittimarti, siccome se vuoi delegittimarmi devi studiare assai, nel senso devi avere un'altra visione e anche se hai un'altra visione bene, cioè entreremo in dialettica. Allora qual è il modo? Cioè, il modo è... Attaccarti, inventarsi qualcosa. Che poi Attacca. anche se avessi l'attica malatta cioè quale cazzo sarebbe il problema sì. se te lo sei comprato con i soldi che hai guadagnato? Cioè, non ci Anzi, io ho di un bel attimo. Ma manata. vaffanculo. Poi cioè. quando sono andato con Lundini sì, ricordo, sì, infatti, no, sì. a un certo punto, io mi alzo ci sono le chiavi con solo scritto attico <ride> e lui dice: Ma hai dimenticato? E io gli dico: No, ma è un quartino, <ride> <ride> non è proprio un attico <ride> E senti che sensazione tu tra le tante cose fantastiche che hai fatto e che ti invidio è eh, intervistare Felice Maniero. E co com'è stato? Cioè, perché tra tutti i boss mafiosi eh, è il primo caso, è uno dei pochi casi di... boss mafioso, mafioso al nord, c'è esatto. la mala del Brenta. E non lo so, volevo capire da te che, che esperienza è stata perché io sarei stato... Wow, cioè... Avrei avuto proprio una bulimia di domande da farci, beccare sei... una star. Beh, sì, innanzitutto per me è sempre consapevole che sono assassini, quindi sono... È, è giusto, insomma, per me tenere molto chiaro il fatto che devo far emergere che quello che hanno combinato è gravissimo. A fianco a questo devo far emergere anche che hanno intelligenza che mh, come dire, da, da parte mia c'è un giudizio nel momento in cui faccio l'intervista che è diverso da quando narro perché a quel punto il giudizio deve essere nel, nel lettore, nello spettatore, ma ti, innanzitutto ti colpisce una cosa, per la prima sensazione, qualcuno che ti parla Veneto, e per uno che è abituato come me ai grandi capi delle organizzazioni meridionali, fa strano, mm. fa eh sì, strano, è vero, è vero. Cioè, uno che parla Veneto, mafioso, diciamo, collide perché... Con l'immaginario, perché ha a un certo punto un, un tono, una, una, un modo di parlare anche di accento dei grandi capi, una ieraticità. Io ho intervistato per Insider uh, l'anno scorso, eh, che so, Giuseppe Misso, che è stato uno dei grandi capi delle organizzazioni criminali, mi sa che non l'hai visto, Questa ma no, Sono no, sul replay la becchi ah, insider. C'è Peppe Misso, no? e così come Maria Monti, la, la, la prima polizia italiana, che si è infiltata nel in narcotraffico. E lui ha un comportamento profondamente ieratico. cioè lui si pone, ma probabilmente perché così si pone, come una figura drammatica. Un istrione. No, che no. Ha, che parla, Mario che parla Merola. Me. Meno, meno scenico, meno scenico sì. però è, diciamo... Di, 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 Melny eh, eh, Maniero, innanzitutto stai parlando con un brioso, mm. brioso. E poi ha anche una caratteristica, cioè capisci che se fosse stato come dicevi prima, che se fosse stato un diciamo, rivolto all'impresa certamente avrebbe costruito un impero e eh, Maniero ha dentro di sé, tra l'altro chiaro che il suo pentimento è un pentimento per ottenere tregua anche perché Stieri lo dice, cioè nessuno dice io sono pentito di quello che ho fatto lui, lui per esempio, perché io glielo chiedo lui ha ucciso una ragazza innocente, non c'entrava niente con le organizzazioni, proprio quando lui mi sta per dire ma io non ho toccato, no, attenzione, è morta una ragazza perché stavano facendo una rapina a un treno portavalori, nell'esplosione passa un treno accanto Esplode e ammazza una pagane. ragazza e quando io gli chiedo, chiede scusa, lui ovviamente la chiede, però dice so benissimo, non serve a niente, cioè, quello che ho fatto è imperdonabile, De non c'è nessuna scusa possibile, detto ciò, cosa serve a noi ascoltarlo? Capacità di riciclaggio. Sapete che vabbè, il riciclaggio è fondamentale per le organizzazioni criminali. Lui inizia a riciclare tramite Casino. E funziona così. Tu entri con 100 milioni di lire. Ok Compri fish sporche. Spo tutte sporche, sì. Compri fish no? e... Ehm, Giochi 100 euro. E ti danno 200 milioni di lire. Dice, come è possibile? Perché gli altri soldi glieli dai sempre tu. Ma fanno risultare che sia vittoria, che hai vinto al banco. Quindi gli dai 250.000 euro e loro ti danno 200.000. Si prendono la percentuale. Al casino. Certo, è un accordo. E mm -hmm. così, quello fa risultare che sono soldi puliti perché hai fatto vincite. In realtà sono soldi che tu stesso hai dato a loro e loro si prendono la percentuale. Oh. Quando vinsero un Super enalotto in Calabria. Non mi ricordo se la Calabria. Il fatto è che l'Andrangheta cerca chi ha vinto. Il vincitore, vincitore per dargli più soldi. Certo, per <ride> dargli il 10% in più. Eh sì. Perché così riciclano i soldi. Perché in una botta sono 50 milioni. Io ti do 55 <ride> sì. milioni. Dio sei sei d'accordo con Gratteri che la banconota da 500 euro dovrebbe sì. essere ritirata? Sì. La banconota da 500 euro serve solo per il narcotraffico. È incredibile solo. questa cosa. Perché, perché occupa perché un, meno volume? Perché un milione di euro in pezzi da 500 pesa meno che è un milione di dollari che sono in pezzi da cento eh sì. e, se, come e se, vai, di... se vai in Sud America ti fanno lo sconto se paghi in euro con la cocaina sì, sì. anzi le banconote certo. da 500 eh, ti, te le comprano di più no? le comprano Cosa? Vale sempre di più, una moneta da 500 può essere pagata 5,10, 500, <ride> 600. Ma non diventano strane come stamparle, sono ancora. sono in... tante in Spagna, uh, diceva Gratteri. La maggior parte sono, in questo momento diciamo, sono monitorate nelle zone della, della negoziazione del narcotraffico. Le grandi porte con cui entra la roba in Italia, in Europa, sono vabbè, la Spagna, l'Olanda, Rotterdam, Hamburgo in italia c'hai vado ligure c'hai savona meno gioia tauro nel tempo meno gioia tauro e... C'è cioè, troppo sotto l'occhio del ciclone sì. gioia tauro eh, eh, sì. ma poi come le spendi perché già io 50 euro dal bar mi insultano se pago un caffè con 50 euro eh, ma in realtà tutte le poi, poi ci sono ci sono dei modi eh, mh, che, che vanno mh, diciamo nella direzione del deposito bancario cioè tu poi hai 7 milioni liquidi che li dai a cipro Ah, o oh, nel casino, giusto? Nel casino, cifre relativamente minori, perché tu, nel casino, diciamo sì, una milionata, ma anche per esempio il gioco d'azzardo legale, eh, puoi giocare sino a certi numeri. Mm. E quello che noi non ci rendiamo conto è che questa massa di denaro circola mh, su piattaforma studente legali. Cioè, io posso prendere 5 milioni in questo istante e portarli a Londra, Londra. Che è la più grande città del riciclaggio del mondo, non è né Malta né Panama, è, è Londra. Portarli a Londra e Londra me se, se, se li prende senza che io eh, riceva solo una sola domanda sul da dove arrivano questi soldi. Che ci sta ascoltando, dice: No, ma non è vero. Io a Londra per ton un conto mi hanno chiesto questi soldi da dove arrivano. Vero, perché non ti sei rivolto al blogger giusto, che, che cosa fa? Fa arrivare a Londra i soldi, ma da Jersey, da Gibilterra, da Malta cioè dai, loghi, dai luoghi offshore dove il danaro può arrivare senza che sia battezzato Pensate, è incredibile stai la... prendendo appunti <ride> sempre e altra cosa per esempio che io cerco di raccontare perché il narcotraffico genera così violenza perché è lo strumento attraverso cui tu guadagni di più e per, se tu investi 1000 euro lo dico sempre, no? se tu investi 1000 euro in azioni di una compagnia tecnologica forte dopo un anno hai 1200, se ti va bene se tu investi, questo è il dato che dà la DE la DNA se tu da che, che ha preso studi dell'antimafia, dell la DE americana se tu investi mille dollari in cocaina hai 182.000 euro <ride> sapete cosa significa? che con 5000 euro in coca tu hai un milione di euro cioè svolti eh sì. questo, immaginate nel mondo cosa genera in un ragazzo sudafricano argentino in questo momento che, che cosa ha in testa quando fa una rapina è importante perché chi gli parla di facendo. noi sì, esatto. Proprio <ride> voi. quando voi fate una rabbina, cosa avete in testa veramente di fregare il televisore e il motorino? Che, accumulare soldi che poi, reinvestire. che poi rimetti nella coca. Poi cosa succede? Che quando ci provi, due sono le strade: ti arrestano subito, magari vai da un confidente, ti ammazzano i rivali perché il terrore delle organizzazioni è ammazzare subito chi spaccia, chi sta cercando di mettersi sul mercato, perché se non me ne accorgo, in un mese lui ha un esercito e vengo fottuto. Mentre se tu invece fai estorsioni, io posso venire a dirti evita, smettila. la prossima volta ti spezzo le gambe. Se tu hai auto oppure fai c'è tempo. Io posso evitare l'omicidio. C'è tempo, ma se invece tu fai coca o fai pasticche, tu in un mese ti prendi sotto di te otto ragazzi e poi puoi attaccarmi, mi prendi alle spalle. Per questo è l'ossessione. Come tocchi ti devo fare fuori. E nel modo più feroce, in questo, in questo momento, il, mo, il centro del mondo è il Messico. Ed è il Messico perché distribuisce, esattamente come i grandi, le grandi piattaforme. Cioè, qual è la forza di Amazon? Distribuire. Qual è la forza dei messicani? Distribuiscono, non producono. Producono i colombiani, i boliviani. Ma oggi vince chi distribuisce? Non più chi produce. Dropshipping. Come, 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 come il mercato... Sì, fanno fanno dropshipping. <ride> incredibile. A Messico è veramente spaventosa la violenza che... In Messico sono molto creativi quando ti uccidono, ti fanno la cravatta con la lingua, ti mettono il pene in bocca, terribile, terribile. ti fanno delle terribile. cose, tagliano le <ride> arti. Sono super creativi, però video dire. video terribili, Tutto ci sono dei terribili. siti che abbiamo fatto vedere Jake La Furia, dove postano tutte le sì. robe, gli omicidi. E sono Il cartello si chiama cartello perché lasciano il cartello sulla vittima con scritte le informazioni. Quelli sono i narcocartelli, sì. Ok. Eh, credo che non sia il motivo okay. però è interessante nel senso che chissà che adesso non siano dati, perché sai, il, il termine originario lo danno i colombiani perché eh, le famiglie devono unirsi come, come il cartello dei petroli. Cartello si intende gruppi che si uniscono per impedire al prezzo di scendere o salire. Quindi, tecnicamente, in economia, quando dici fai cartello, monopolio. stai costruendo una, una sorta di monopolio mm. però di a, a, alleanze. Le sì. sette sorelle, certo. le, le cinque famiglie, allora fa il mercato per... controllato. E quindi okay. nasce così. Dopodiché i narcocartelli sono i cartelli che mettono sui corpi okay. per dare i messaggi. Questa persona ha fatto questo. Ma c'erano delle situazioni assurde, Ma felina, io la racconto in 000, a un certo punto è una giornalista e fa tweet, con tra l'altro un nickname. Loro la beccano, la decapitano e mettono sul computer la sua testa. Madonna. Cioè, una dittatura reale quella messicana, dovuta a questa ferocia, al fatto che la quantità di denaro che, 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 che movimenta è talmente grande che loro devono terrorizzare chiunque osi avvicinarsi o contrastarli. Cioè Sinaloa, io mi sono seguito tutto il processo di Ciapo a New York, perché era Brooklyn, e quindi ero lì. Ah, Madonna! Wow, wow. Guardate questo. che è stato incredibile, anzitutto, Ciapo non è così, Chiapo, io me lo immaginavo molto, molto piccolo, invece è, è diciamo, quasi un metro e settanta. non Mai, ti no, immagini, Chiapo? Certo e quindi probabilmente sì, nella è, media messicana poi è eh no, un eh, forse un po' sotto sarà però 67 però voglio dire non, non, io mi immaginavo 1,48 1,50 molto piccolino no? e invece no e silenziosissimo c'è una scena incredibile a un certo punto uh, viene fatto ascoltare un audio dove c'è questa signora che stava chiamando a Ciavito, e gli dice ah ti adoro ti amo veramente c'è un flirt e lui regala a lei una eh, clinica per ehm, ricostruzione chirurgia estetica perché questo è un grande consenso popolare. Se tu fai della buona chirurgia estetica a un prezzo mh, piccolo, popolare, le persone ti ameranno certo. perché stai permettendo la chirurgia estetica non solo ai ricchi. Quindi, narco fanno così. Ma perché è pericoloso questo audio? Oltre a raccontare la joint venture economica tra i due, perché c'è la moglie del ciapo. Presente, ah. bene. All'udienza all successiva entrambi si vestono di rosso. Cioè, non avete compromesso il nostro amore. Capite il messaggio? Wow. Tutto messaggio. Non solo un'altra scena assurda: fanno entrare un, un camion di armi, un carrello di armi in aula vabbè vecchissime. Perché il processo fatto a Ciapo era sugli anni '90. Questo per farvi capire come le organizzazioni sono consapevoli di questo. Cioè, quello che io faccio oggi lo scoprirai tra vent'anni. Ma certo allora entrano e c'era lei e c'erano le figlie e lui, la, 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 la moglie del ciappo mette le mani sugli occhi delle bambine come dire non vedete, non vedete queste armi no? <ride> no, queste cose brutte <ride> vedete queste cose. e eh, c'è l'altra cosa per, 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 incredibile che mh, le storie che venivano raccontate durante questo processo erano oltre l'immaginabile Tant'è vero che mi ha stupito Perché gli scienziatori non erano lì a studiare Certo non puoi, no, Cioè devi stare proprio là a guardare quello che succede E c'era la storia Di questo qua che si chiama Flachito Che era incredibile Per cui Gli chiedono eh, a, a un pentito Forse era uno dei gemelli Comunque a un certo punto chiedono a questa figura fa Ma Ciapo aveva eh, Giurato al padre del flachito che avrebbe difeso il figlio sì. e perché ha ucciso il figlio di questa persona a cui aveva giurato protezione? Eh no, no, lo ha, lo, lo ha protetto, ma in che senso l'ha ucciso? Eh sì, ma l'ha protetto, ma in che senso? Allora, racconto la storia: dice questa persona gli abbiamo affidato un carico, doveva andare da un uh, pilota peruviano e eh, pagargli metà. Perché così succede. No? Io ti do 500.000 euro al, 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 quando ti ingaggio e 500.000 euro quando è finita l'operazione. Certo. Okay. Questo gli dà 500.000 euro e il pilota dice: Guarda, io ho bisogno del milione subito. L'aereo sapete che è Troppo goloso. gli dà il milione, Azzia. gli dà il milione in realtà erano molto di più eh? di questo del milione, um, prepara l'aereo. Flachito è lì presente, vede tutto. Il giorno in cui deve, essere, deve partire questo aereo resta fermo nell'hangar. Il pilota, insieme alla sua famiglia, è scappato. No, in che, che, che scelta del cazzo! A quel punto... Chissà cosa <ride> poteva mai succedere a dargli un milione in anticipo. <ride> L'idea era: io lo controllo, lo conosco, mi ha chiesto mm. i soldi, figura di che fa. A quel punto, l'organizzazione non può far altro che ammazzarlo per tutelare l'immagine del padre. Certo. Così loro hanno giustificato. Noi siamo stati d'onore e te l'abbiamo protetto. Perché se te lo ammazzavamo in Messico dicendo che aveva... dovevamo uccidere anche te. No, a quel punto era finita, certo. tutta l'autorevolezza è finita è tutto così. Cioè, I messicani, in questo senso, sono anche interessanti perché non hanno una popo... la popolazione messicana sul territorio americano è assolutamente rigorosa, non, è... non fa crimine. Pochissimi messicani fanno, sono, sono tutti grandissimi lavoratori nei ristoranti, sui, nei, nei, nei cantieri, assolutamente. Sì. Tant'è vero che loro si rivolgono ad altri, per esempio i dominicani, gli spacciatori che lavorano per i cartelli sono moltissimi, dominica messicani sono moltissimi dominicani, direttamente diciamo, le, le, la popolazione americana, ma sono attentissimi a, diciamo, a, a non coinvolgere eh, i migranti. A spessissimo, gente che fa crimine in Messico arriva in America con un lavoro e smette. Sì. perché sai che fai una finaccia infame quando io loro allora il terrore di stare anche quando ci stanno dentro eh, certo. e quando ora c'è stata un'operazione hanno arrestato uno dei figli del Chapo okay. Okay, sì. qualche mese fa qualche sì. settimana fa uno dei figli meno, meno forti eh, un classico regalo a Biden che stava anche là, vedete il simbolo no? <ride> eh, torna sempre perché okay, più qui ce l'hanno cioè, trovato perché probabilmente hanno pressato per perché nel momento in cui Baden arriva no? c'è bisogno di qualcosa eh, sì. di eclatante. Gli americani si tengono ciapo perché ciapo, se decide di parlare, cade il Messico. Bene, e c'erano i narco-bambini. C'erano. Io ho postato sul mio Instagram questi bambini con il fucile, tra avevano avuto 8-12 anni. Madonna, raga. Questo per dire: come il, del terrorismo, come, il del terrorismo, come il terrorismo islamico come, e anche come le milizie africane in Sierra Leone negli anni 90. Sono soldati spietatissimi, sempre i bambini, anche nel regime comunista di Polpotti, i bambini erano i più feroci di bambini tutti. I bambini sono stronzi, raga. Ma perché non sì. hanno, non hanno diciamo, il no, controllo, sono, e sono manipolati, iniziano e non finiscono. Sono più manipolati, certo. E poi succede questa cosa, che se quel ragazzino tu lo togli e lo fai andare ad Atlanta a lavorare, quello non fa più il criminale. Questa è l'incredibile situazione diversa rispetto diciamo, ad altre realtà più occidentali del Sud America. Cioè, a un certo punto loro sono proprio consapevoli che stanno facendo qualcosa di infame. Ma non c'è alternativa in molti certo, casi. Certo. L'alternativa è quasi inesistente, cioè il guadagno è nullo rispetto alla possibilità di fare controllo. E la domanda, secondo me, qualcuno si sta facendo: è: ma quanta coca devi, <ride> Il mondo deve pippare per portare una valanga di soldi. Il narcotraffico non solo di cocaina. Io poi sono. A differenza di diversi magistrati, ma devo dire molti anche sono come sono per la legalizzazione assoluta come strumento di lotta alle mafie. Bravo! Di tutto. E, tutto. In realtà, mi rendo conto che oggi fai fatica a dire legalizzo la coca. Quindi, non, in questo mondo è impensabile. Ma in, una, in un mondo che immagino con maggiore controllo e consapevolezza, anche le droghe le, le pesanti per sconfiggere le mafie andrebbero legalizzate. La guerra alla droga ha portato potere alle mafie. Eh sì. La guerra alla droga è potere alle mafie. Il ma proibizionismo no? ha fallito. Totalmente. Il proibizionismo è l'alleato maggiore delle, delle, delle organizzazioni criminali. E non, è vero, e non è vero quando dicono, ma no, poi ci sarebbe, sarebbe l'ashish di contrabbando che comprano i ragazzini. Sull'ashish di contrabbando, che chiaramente deve essere di minore qualità, c'è una possibilità di intervento assai maggiore se hai l'ashish legale. E l'abbiamo visto con le sigarette. Il mercato del contrabbando di sigarette è praticamente morto, morto. Morto, certo. Perché tu hai un maggiore controllo, anche se fai una propaganda diciamo, importante sul danno del fumo, per esempio. Ma detto questo, il mercato del narcotraffico è l'unico comparabile al petrolio. Le droghe sono il, la Come benzina consumate. dei corpi del ah, capitolo. dire che c'è una domanda immensa. E, i dati, è l'unico comparabile. Ed è il motivo per cui i, le organizzazioni sono così forti. Sono così forti perché possono contare sulla droga, che spesso le organizzazioni non tocca neanche. Cioè, forse di Messia Denaro probabilmente sì, ma sono certo che Bin o Riina, o Bardellino, non hanno proprio toccato la, droga, ma gli, la la vietano, gli fa schifo anche certo. se lo guardano, non esiste proprio. Certo. L'obiettivo è prendere quei soldi e investirli. Tant'è vero che questo rende le loro aziende fortissime. Le loro aziende che pagano le tasse, che sono rigorosissime, possono permettersi di vincere un appalto perché possono mettere un prezzo più basso in quanto recuperano i soldi con l'arcotraffico. Se io distribuisco generi alimentari, loro per esempio tantissime pompe bianche, sapete le pompe bianche quali sono? Le pompe di benzina bianche sono le pompe di benzina eh, non dei brand... Dei brand per quelli dei brand indipendenti tipo. Esatto, sono che spessissimo e io ce ne ho un paio che diciamo da tempo sto facendo inchieste su di loro ma non riesco ad avere elementi per cui poter uscire, ma diciamo ho proprio tutti gli elementi, sono dei clan i clan, <ride> che investono. la trovano, trovano la benzina, la comprano, in nero. Dall la comprano, la comprano o dall'est Europa facendole entrare, e io in Gomorra l'ho messo nella eh, serie, la fanno entrare camion di che portano latte, portano latte dalla Romania, dalla Polonia, in realtà stanno, stanno in, introducendo petrolio che pagano ma senza le accise eh, dello Stato, dello stato certo. e quindi te lo possono dare a, a, a minor prezzo. Un'altra cosa che fanno, eh, non so se l'avete mai sentita, benzina agricola i trattori hanno la benzina agricola che costa molto molto meno, perché ed è uguale, eh? è uguale ah. e ha un colore ha un colore diciamo eh, chiaramente diverso tipo lo rendono azzurro lo rendono così e diciamo per una buona macchina non fa benissimo al carburante diciamo è una benzina per trattori però la macchina va loro cosa fanno tagliano la benzina con la con la benzina agricola Lora, e non fa tanto danno, cioè soprattutto se è una macchina utilitaria. Sì, il carburatore dopo un po' si inguaia, ma dopo sei mesi, una vita, certo. cioè, un cioè, cavalcano il prodotto del momento. Se adesso la coca dovessero scomparire tutti i cocainomani, cambierebbero prodotto all'istante. Iniziano a produrre batterie in futuro. Iniziano a produrre eh, sì. eh, loro, hanno loro hanno investito in Paleoliche, hanno investito in Coltan. Coltan, il Coltan è il quello per fare che... le batterie e le dei le telefoni. telefoni. Dei telefoni dei computer, loro sono arrivati subito. Hanno iniziato um, a investire per esempio in preziosi perché esattamente per la stessa ragione del, della moneta da, da 500 euro. Se tu hai un diamante che vale 3 milioni, te lo puoi portare in tasca. Certo. Un bene da 3 milioni, una casa, le auto, è sempre un problema. E poi, mattone, eh. e poi sequestrabile. poi è sequestrabile. Il grande problema è questo: che tu poi hai un bene che ti viene sequestrato. Giusto. E l'altra grande difficoltà dello Stato, qual è? Se io sequestro una fabbrica, oppure pensate, i supermercati, messi in denaro avevo un sacco di supermercati. Sequestrati, prima della confisca c'è sono... il commissariamento. Bene, in quella fase raramente funziona bene. Un bene. Cioè, fammi capire? E cioè, il commissario non ha la stessa gestione di Ah, beh, prego. certo, lo fanno fallire. E quindi cosa succede? Tutti dicono cazzo però quando c'era lui funzionava. <ride> eh, che è vero, che è oggettivamente vero. I casalesi comprano il più grande zuccherificio del Mediterraneo, che era Castelvolturno, la storia sì. di un imprenditore. Quando diventa commissariale la gestione, fallisce lo zuccherificio che invece prima era sì. floridissimo. Ma immagino che ci sia una continua competizione da parte della mafia rispetto ai servizi pubblici o privati, nel mostrarsi migliore nel welfare, come dicevi prima. Fa la parte di, un di un gioco... essere... Poi ah. per esempio in molti casi so che ci sono esempi dove loro si sono comportati male, cioè fanno male la costruzione di un palazzo, mettono più sabbia, eccetera. Ah, no, no, no. Io in realtà devo dire nella mia esperienza, li ho sempre visti invece super efficienti, cioè ho sempre visto le ditte di criminali o andare sulla truffa, cioè da quell'operazione devo solo guadagnare, mm -hmm. quindi ci lavoro male, poco, mm -hmm. oppure essere super efficienti. Io sono cresciuto appunto nell'agraversano e la zona non dimenticherò mai un business che ho visto con i miei occhi. Sono nel 79, quindi questo avveniva fine degli anni 80-90 e inizio anni 90. Discariche abusive, cioè comprano un terreno uh -huh. e ci sversano dentro di tutto. Certo. Soldi, questo significa soldi, perché la discarica abusiva significa che tu non paghi allo stato, non paghi, diciamo, riparazioni, nulla, non controlli buche dove ci butti dentro cosa? Rifiuti industriali, che sono quelli più costosi. Perché in un'azienda la voce del rifiuto industriale è una voce pesante e, che, e, e che non ti porta vantaggio perché la pubblicità è in vantaggio. Eh, non, persino le tasse ti, ti, ti permettono di essere un'azienda di immagine solida, però invece i rifiuti allora danno queste ditte che ti danno regolarmente una bolla: si chiama giro di bolla. Ti dicono: ecco qua: smaltito legalmente. Non lo hanno smaltito legalmente. Sono andati dal centro di smaltimento illegale, l'hanno pagato. Questi gli hanno dato il giro di bolla, cioè la bolla. La bolla. E invece lo buttano in questa discarica certo. e quindi ci guadagnano da questo. Secondo passaggio: quel terreno, una volta che la discarica si è riempita, l'hanno venduto allo Stato per farci una strada, classe mediana. Terzo passaggio: la, a chi è andato l'appalto per costruire la strada? Allora. Loro stessi! <ride> Incredibile. win 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 situation. ci guadagnano tre volte tre volte da tre cosa volte. da una buca riempita di monnezza da un terreno in che in non vale niente. niente incredibile perché fanno poi pressione sulla politica perché passi lì degli alchimisti la montagna di eh, merda sì. in oro no? e loro è proprio questo. loro riescono a trasformare la merda in oro anche per questo e poi la burocrazia è il grande problema cioè provate ad aprire un cantiere e a, a, chi, chi fa questo lo sa benissimo la quantità di documenti, certo. rotture di palle, se invece arrivano loro con i loro uomini, siamo noi e loro chiedono dateci no. i, i noli, i noli a freddo e i noli a casa, i macchinari, il movimento terre, dateci quello e tutto ok, facciamo tutto noi, perché noi sappiamo al comune da chi andare, ma non è che gli metto la pistola in faccia, eh. no, no, è un servizio, servizio. È un servizio ottimo <ride> ed è per questo che anche che nessuno riuscirà mai, perché non c'è tanto interesse, a raccontare come il racket nella fase iniziale è Sempre un vantaggio e poi ti diventa una strozzatura. Cioè, tu vuoi pagare l'organizzazione perché cosa ti dà? Io proprio l'ho visto con gli studi che facevo. Poi c'è, per esempio, sesso e impresa fanno delle lotte meravigliose. Sono associazioni tra l'altro, se mai li incontrate, questi qua che fanno lotta all'usura hanno delle storie dopo il COVID pazzesche perché Immagino. le mafie sono comprate tutto, tutto tutte le, no. le, le banche. Aziende. Quando chiudono un, un, un fido, <ride> chi va da chi va l'imprenditore? Va da loro certo. Certo. e le mafie odiano gli usurai. Infatti, in comune, facciamo uccidere un usuraio. Le mafie fanno, vogliono essere tuo partner imprenditoriale, vogliono proprio diventare e poi se la mangiano. Così, così sei vincolato. Poi diventi prestanome e esatto. poi... Allora, cosa succede? il racket è così: allora si presenta una persona, tu hai immaginate un ristorante, no? la cosa in cui loro investono moltissimo, arriva e dice: Senti, ci devi dare uh, un milione di lire, un milione di uh, mille euro a settimana, per esempio. No? ah. Dopodiché. Come tu, se tu hai una ristrutturazione da fare, sconto il 30% con le nostre ditte. Oppure, se stanno venendo quelli a controllarti che non funziona, ti avverto. O Clientela? Oppure, sulla clientela dipende, perché loro dicono, per esempio, ti serve lanciare. Nessun problema, i camion che ti vengono a portare il pesce fanno benzina da noi, quindi gli abbattiamo tutti i costi. Tu Vabbè, dici, Cazzo. la nostra benzina, quella speciale. Sì, sì. <ride> quindi è, è un ottimo servizio. Co è? Quando è che diventa terribile? Quando loro tutto questo non te lo garantiscono più, o per pigrizia, non vogliono stare più dietro a te, quindi basta, o perché stanno entrando in agonia, quindi vogliono sempre più soldi. E guarda caso, in quei casi è più facile che arrivi la denuncia. Certo. Ci sono poi anche le organizzazioni che a strozzo e basta, cioè pistola dammi soldi, ma sono quelle miserabili, quelle no proprio di alto, no, alto livello. alto livello è la distorsione, una partecipazione alla loro economia che ti porta anche, quando tu entri in crisi, c'è stata un'intercettazione incredibile che, che racconta. La una procuratrice Antimafia di Milano. Uh, Covid, dendrine uh, di Vibo Valencia si chiamano, si comunico, comunicano tra di loro e si dicono: basta investire in ristoranti <ride> perché cioè, li stavano comprando no? Troppi. Troppi, no? troppi. Questa cosa mi ha colpito molto. No? E Non so neanche se poi sia uscita questa inchiesta. L'aspetto da tanto tempo, cioè la possibilità di vedere col Covid e io ho intervistato poi per il, corsero, per il corriere della sera. Questo impeditore di Bergamo. Storico imprenditore eh, di, di edilizia, diciamo di costruzione di villette sostanzialmente, e, um, un imprenditore so sano, eh, appunto il cla la classica storia dell'imprenditore bergamasco, gli chiudono un fido bancario perché non rientra ma per un mese e mezzo, niente. Ma niente. A, me. a quel punto gli dicono, commercialisti, eh, perché i commercialisti sleali sono pericolosissimi, sono il vero gancio che hanno con le organizzazioni l'associazione commercialisti mi ha correlato per questo ma ho vinto la causa <ride> a posto, posso dirlo incredibile ma vi giuro che è successo così io ho detto i commercialisti sleali sono l'associazione commercialisti mi ha correlato eh, no, però, però è, cioè, è pieno di stress È gli la specifica leali non tutti fra <ride> i commercialisti qualcuno va a dire io sono <ride> un commercialista non <ride> sleale, sleale. il volante. fatto è che questo arriva e gli dice a un certo punto sono lì e, e lui gli dice io voglio investire nell'edilizia, io faccio, eh, agisco nell'impresa, nell nel, nel ramo alimentare, eh, in bottiglio, pomodori, insomma, con roba del genere, e si presenta come un'azienda che vuole appunto fare un, un salto nel, nell'edilizia e gli dà subito cash. Piano piano, piano piano, piano piano entra, entra e lo fa spendere. No? Lo fa spendere, entra quando sempre così finita quella che si chiama tecnicamente luna di miele si chiama ah, così sì, porta, la honeymoon phase diciamo. finisce la luna di miele e inizia a dire senti io ho bisogno dei, dei soldi che ti ho dato perché le banche mi chiedono un rientro ho avuto un casino tu non li hai e allora ti dice va bene pagami in azioni dammi le altre parti che c'hai e lui ha iniziato a dare tutto ha iniziato a dare tutto e io gli chiedo nell'intervista gli dico ma Qual è l'obiettivo dell'organizzazione? E lui dice l'obiettivo dell'organizzazione era farmi partecipare a degli appalti dove loro non avrebbero mai potuto vincere. Serviva una persona dallo storico importante. Fidato. Qui c'è anni di attività pulita, quindi lui si presentava così, ma dietro c'erano loro che gliel'avevano mangiata. Madonna. Capite che cosa significa? Quindi ecco si pulisci anche l'identità, pulisci si, tutto. Si comprano il, il pulito pure. Per questo la, la, le politiche, il dibattito dovrebbe essere solo su questo. Se, se ci pensate, quanta, quanta roba. Quanto non si parla, nulla, sì, cioè sì, al massimo sì. dell'arresto, dell'omicidio, ma tutto il resto, anche perché ne devi sapere, no? E, e non puoi delegare solo ai tecnici, cioè ai magistrati, che non è che li puoi esporre ad avere no? il parere su tutto, ma questo rientra nella questione dell'odio, cioè chi ci sta. Una parte no? di, di persone magari sentono queste storie, la prima cosa è, ma vaffanculo, perché deve, altrimenti, se sei se d'accordo con quello che dico, capisci che da domani ti Cambia anche lo sguardo sulle cose, eh sì. certo. Cioè, lo stato deve presentarsi molto più eh, affidabile e, e sicuro per un imprenditore della criminalità. Cioè, se io da imprenditore ho come obiettivo primario far del profitto e non fallire, se lo stato mi sta facendo fallire o le banche mi stanno facendo fallire. Eh... Ma infatti, posso farti una domanda: eh. ma perché non si è mai pensato, di una cagata? Eh? La Yakuza in Giappone. Ah, eh, guarda, è una domanda ha che senso. mi hanno fatto anche spesso in America. Cioè non la la Yakuza, Yakuza in Giappone è legalizzata in qualche modo. Se toccano per esempio prostituzione, gioco, le polizie non entrano. Quando invece saltano, per esempio prendono i soldi della droga e ci fanno un partito, ci così, entrano. Cioè, un hanno cercato ah. di tenerli in delle zone. di, di statalizzarli. Sicurezza. Hanno eh, delle valvole di sfogo, su sì, certi è che è impossibile, cioè, nel senso che le organizzazioni, per esempio penso a quelle italiane, la Yakuza pure è molto antica, eh, però hanno, hanno strutture impossibili da poter diciamo, circoscrivere. Mm -hmm. Anche perché per esempio le mafie gli fa schifo fare prostituzione, assolutamente. Non fanno usura, non, non spacciano direttamente, zero. Sì, eh, non puoi circoscriverli, è difficile. Mh, anzi... Eh, poi sono immediatamente veloci nel cambiare passo. Per esempio, quando io ero molto ragazzino, la Camorra era profondamente razzista. A un certo punto capisce che bisogna allearsi e fanno diventare Castelvoltura un posto magnifico, ma terribile, perché c'era il villaggio Coppola. Non so se l'avete mai sentito. 800.000 metri quadri abusivi, tutto era abusivo: la caserma dei carabinieri, <ride> l'ospedale, le poste, è diventata abusivo. una città fantasma. E poi è diventato un posto, ma incredibile: Garrone non riesce a non girare a Castelvetoro. Mm -hmm. Io ho proprio bisogno di andarci, è tutto completamente distrutto su un mare magnifico: Sì, sì pazzesco. Magnifico. Cioè un, un, lungo, un lungomare. Bene, lì ci hanno messo poi l'alleanza con i gruppi nigeriani. Mm -hmm. Quindi la Camorra all'istante smette di essere diciamo, razzista per i propri interessi, perché poi continua ad esserlo culturalmente, certo. continua ad esserlo politicamente, ma si fanno alleanze, no? E sta roba è incredibile, loro immediatamente cambiano posizione, cambiano capiscono come do dove poter fare, aff fare affari, ma in un attimo. E c'è un'espressione che usano spessissimo i criminologi e mitter europei, dicono il massimo livello di evoluzione economica, il minimo livello di evoluzione culturale. Per, per definire, cioè, investono in Coltan, ma se tu eh, hai corteggiato la moglie di un capo, certo. viene ucciso, strozzato su una spiaggia, eh sì, che, era una roba, che è una roba incredibile, no? um, per esempio, oppure l'omosessualità, le famiglie napoletane l'accettano anche dentro le organizzazioni e le famiglie casertane calabresi è assolutamente cioè, se condannata a morte l'ho messo è la cosa più grave che possa essere disonore... Ma, ma perché aiuta gli affari questo? c'è una correlazione? Eh, no, tra... questo fa parte di tutta la mitologia... Eh, di ma l'essere le conservatori e mantenere questi riti e queste cose qui aiuta il profitto? sì. In, che, in che modo? aiuta il profitto... individuato il punto, cioè loro cercano di tenere tutte le regole sempre identiche perché sono controllabili... cioè io tengo, per esempio... Anche le logiche matrimoniali. Eh, non dimenticherò mai quando la, la figlia di Pasquale Condello sposa un uomo voluto dal padre e la moglie di Pasquale Condello, soprannominato Supremo, il Supremo, scrive agli affiliati perché suo marito non l'ascolta, dicendo: Convincete il Supremo che state rovinando la, la, la vita, la felicità della figlia perché sta sposando chi non deve. Certo. E il mondo diciamo, di, del, dell'Andrangheta, della Camorra, di Cosa Nostra, della Mafia Foggiana, che è potentissimo, in questo momento nessuno ne parla mai. La Mafia Foggiana? Sì. Cos'è la Sacra Corona Unita? No, perché la Sacra, no. Corona, Sacra Corona è il sud della Puglia, uh -huh, quella excelente. è il Gargano, Foggia, uh -huh. e ehm, sono potentissimi perché poi si dividono i portavalori, oggi se li fanno tutti i cerignolini, cioè si fa tutta la zona, le organizzazioni foggiane fanno ancora gli assalti ai portavalori? Porca miseria, eh sì, perché sono veloci e ti porta a casa un sacco Solo di loro. È la cosa no? più antica rimasta dopo i sequestri <ride> perché i sequestri non, non li fanno, fanno più. più. È una cosa pericolosissima. Il portavalori c'è eh la guardia sì. armata, sì, ma, eh, vabbè, no, dipende... ma la guardia armata non so, non so se ne no, Ma la per la vita, per non è che l'indennizzo eh, sì, rischio, poi bloccano con gli infiniti incidenti. Però per dirti, questa roba conta tanto. La, la verginità, un po' meno, ma per esempio il non divorzio, evitare il divorzio a tutti i costi. Uh, l'omosessualità è vista come una cosa proprio una malattia terribile da punire a volte con la morte persino no e... eh, è strana questa correlazione non lo so perché ne parlavamo pure con uh, nuzzi per il vaticano perché pure il vaticano sono le stesse cose che hanno reso forti alcune religioni ma sì. è quello che diceva lui cioè devono <ride> avere sì, delle sì. leggi parallele che a volte sembrano Uh, avere antiche origini però poi in realtà hanno delle motivazioni valide per esempio la moglie che non ti devi sposare cioè loro devono avere delle regole che, che sono paralleli alla, alla legge le Stato. vestono come diciamo appunto una, una necessità ideologica o addirittura religiosa no? E... Sono religiosissimi tutti, per esempio, no? Io ho cercato di capire quanto sentissero. Eh, Raffaele Cutolo, una vita in carcere, la sentiva profondamente. Ma la è se è e, per esempio, ho cercato anche qui: proprio anche per scrivere no? i miei libri, scengiatori, io dovevo mostrare Salvatore Conte è molto religioso, no? in gomora per intenderci. E... e io nei libri cerco di capire, no? ma perché? Bene, c'è una ragione: che è questa: quando tu fai un omicidio, tieni su di te. La colpa di una grandissima responsabilità, che è togliere la vita a una persona, che però tu fai per difendere la tua famiglia. E quindi, vale... quindi vai dalla Madonna, che presiede, sovrintende per le mafie e gli omicidi. Cioè la figura della Madonna, è quella che capisce la che lo stai facendo in nome di una cosa più grande. Quindi tu ti prendi la croce su di te, il dolore del. Sei un castro. martire. Sei il martire per salvare la famiglia. E eh eh, è, 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 infatti sono tutti religiosissimi, mi ricordo Vincenzo Lubrano, Bossi Pignataro Maggiore, che eh, fa restaurare questo quest affresco della Madonna ed era devotissimo, ma tutti lo sono, Binno aveva la Bibbia tutta annotata, quindi da, leggeva, rileggeva, rileggeva, rileggeva. Cioè. Con... E poi anche i libri pensi a denaro, non mi ha stupito Platone. Platone era anche nel, nella cella di, di Cutolo, la, Sandro Caschiavone aveva un'intera... Cutolo ha un NCO, giusto? Sì, ha fondato il ah. poi è morto forse l'anno scorso, insomma, se, se siete appassionati vi consiglio la, il confronto tra Vallanzasca e Pandico che è quello che ha accusato il giornalista che Enzo Tortora, Enzo Tortora. Giustamente, Pandico è un collaboratore di giustizia di merda. Totalmente inaffidabile. Totalmente <ride> inaffidabile che <ride> ha mandato in galera Enzo Tortora. <ride> Enzo Tortora. To totalmente innocente. <ride> e praticamente c'è cioè, Valanzasca che non si è mai pentito fanno, fanno questo <ride> confronto e praticamente eh, Pandico dice che, va, che Cutolo ha dato uno schiaffo a Valanzasca e Valanzasca si incazza tantissimo perché non vuole... Fa, cioè, non vuole ammettere che ha preso uno schiaffo da cuzzolo È no? una roba tra bambini, sembra. No? Ed è senso. bello perché poi Valanzasca lì dice probabilmente la verità: cioè c'è sta roba tra terroni, io mi, no, <ride> mi sto fuori questa roba. qua, no? Poi si insultano perché sì, eh, sì, bellissimo. Eh, diciamo, sì. mi sono sempre tenuto lontano dal giro di questi terroni che in carcere fanno queste cose. E... <ride> Un e... signore! Barra, che invece, o oh, l'animale, o oh, l'animale. Uh, che è l'uomo diciamo, diventato famoso nel mondo criminale perché toglie dalla gabbia toracica di Francis Turatello il cuore e anche lì è leggenda cioè lui in verità si è mangiato il cuore in realtà nulla di tutto questo è stato accortellato talmente tante volte che è uscito il cuore dalla gabbia toracica Cristo però per dire questa, storia, questa roba eh, Pasquale Barra quando lo vedi nelle testimonianze anche questo se trovate online non ti sembra una persona diciamo spostata, come per esempio quando Guardizzo, che è uno dei responsabili della, cicceo. Del cicceo, della, no, della tragedia del Ciceo, vedi una persona spostata e quindi ti immagini in il una pazzo. psicologia Questi no, cioè gli affiliati sono un'altra roba, brusca, non so se l'avete mai sentito parlare. Renato? No, brusca no. Uberro. Ah, okay. Giovanni, Brusca, Giovanni, scusami, Giovanni Brusca, quello che ha messo il bambino nella Esatto, Giovanni Brusca è una persona assolutamente tranquilla quando parla, operativa, assennata, perché questo mostra la grande differenza tra le organizzazioni criminali e il matto estremista politico. Barra a un certo punto dice a un giudice, se Cuomo fosse rimasto in quel carcere, io certamente, e sa fatto fuori, no, avrei ucciso. Perché signor giudice, io sono un uomo. So come si vive e so come si muore, quindi nessun problema, avrebbero fatto fuori. Sì, però io dovevo ucciderlo, ma perché? Perché ha sparato nelle gambe a mio figlio che non era un uomo, no? cioè non era un affiliato. Altra cosa che a loro conta molto è questa: eh? cioè essere, affiliati, essere o no. affiliati o no. Quando per esempio si relazionano a me, a volte mi insultano spesso dalle gabbie quando vado ai processi, mm -hmm. perché loro dicono: eh, tu non fai capire alle persone che l'organizzazione colpisce chi appartiene all'organizzazione. Cioè, non è roba tipo Don Pino Puglisi, Don Peppe Diana, persone vengono uccise fuori, giornalisti, giudici. No, noi colpiamo chi ci vuole colpire e lui dice: Tu, infame, non lo dici facendoci passare per assassini? No, noi ammazziamo. Ci stiamo difendendo. Hai deciso di fare parte della nostra storia. E no? poi oh, quindi... questo è un continuo. Ma Mamma mia. Quando, mi dimenticherò mai quando vado a seguire il processo Zagaria. Sapete eh, è, è Zagaria il... che ha detto: Ha vinto lo Stato. Ah, sì, Michele Zaglia. Zagaria. Esatto. Capastorta, certo, lo Stato vince sempre. Lo stato vince sempre. Michele Zagaria ha detto Capastorta di Casa Pesenna, una casa, vi ricordo che aveva un albero al centro. E si apriva metà la casa, sì, raga. Per pertenere un albero. C aveva il bunker. Ah, no. sì, sì. Era la visto. casa bunker che si apriva. Michelino Zagari. Aveva lui, la Madonnina con la telecamera. Suo fratello Vincenzo, detto Bill Laden, perché non, era, non lo trovavano. <ride> Pasquale forse, ha detto Laden, Pasquale, Pasquale. Pasquale, Pasquale Billaden. Io quando vado al processo non c'era ancora non c'era anche la Zagara, c'erano i suoi uomini, c'era Scintilla, eh, lo sceriffo, insomma, me li ricordo in gabbia. Incredibile iniziano a fare questo gesto così. Fanno sapia non capisco poi capisco fatti senso, le sopracciglia fatti le sopracciglia <ride> ma cazzo tu lo diresti male che fighetti cioè, mia. e, e stedi pure perché loro erano tutti elegantissimi e passano il tempo no, a farsele quindi lo spazio tra le due sopracciglia <ride> dice e fattele no? cioè, incredibile cazzo. due domande una che non c'entra con la mafia ma io vorrei capire anche lo stato di salute del, dei servizi segreti cioè noi da anni siamo, abbiamo storie di servizi segreti degli e io una cosa di cui non riesco a capacitarmi in questo momento è che Carminati sia libero. Cioè Carminati, un uomo del, del... È libero per Roma. È libero per è libero? Roma, un uomo che gli hanno sparato in faccia, ha perso un occhio, che è stato processato per l'omicidio di Pecorelli, eh, insomma ne ha fatte di cotte di crude, è fuori, grazie probabilmente ad, un, uh, ad una rapina ad un portavalori sotto il quella palazzo è, di giustizia quella è un'ipotesi, nel senso che lui a oggi è fuori perché ha assolto dei processi più importanti ma incredibilmente assolto <ride> e, e, e anzi vi consiglio di ascoltare i processi di che sono incredibili, anche lui molto assennato e anche lui lancia dei messaggi perché quando lui dice quando abbiamo fatto la rapina al portavalori, abbiamo trovato un po' di soldi lui li sta dicendo, guardate che io ce ancora, perché hanno rubato dalle cassette di sicurezza di magistrati. Politici. politici e certo. non si sa che cazzo abbiano rubato, perché hanno aperto delle cassette sotto il Palazzo di Giustizia, era giusto. Sì. Delle cassette specifiche le hanno rubate, sotto il Palazzo di Giustizia. Quindi magari non solo so, non so. No, ecco perché lui dice ho rubato un po' di soldi. Il segnale è così, realtà... se tu fai una rapina mm. lo fai per soldi. Non dici mm. che ho rubato un po' di soldi, cioè ho rubato soldi no? perché intende altro. No, sai, non so risponderti nel senso che eh, Mafia Capitale è stata un'inchiesta importantissima perché mostrava per la prima volta un'organizzazione autoctona romana. Carminati, e questo posso dirtelo. Legatissimo anche al mondo dei giornalisti, ah sì? S sì, che i, i giornalisti cosa facevano? Di alcuni, vai a vederti l'inchiesta, sicuro questa la censuriamo oh, cioè. <ride> I, ragazzi, i giornalisti cosa facevano? Vanno a, um, andavano da lui a, lo, lo, i giornalisti andavano in questura, polizia prendevano le informazioni i giornalisti dicevano ma quindi lo state indagando ma lo state prendendo e poi andavano dal suo avvocato a dirglielo <ride> porca troia è una richiesta ovviamente gli avvocati risponde i, i giornalisti dicevano no no ma noi condividevamo con gli avvocati di Carminati queste informazioni per verificare se anche la, lo, la loro punto di vista sì, fosse sì. così. Questo per dire chi è Carminati. Detto ciò, Massimo Carminati, e su questo io ho studiato il rapporto con lui, eh, non tocca la droga, capisce, capisce subito che Senese, il, che è uno dei capi delle organizzazioni romane, napoletano d'origine chiaramente, lui capisce che se tocca la coca, se tocca l'eroina, va immediatamente a intervenire nell'ambito delle mafie classiche. Quindi se tu tocchi la coca, finisci dentro, un problema con la Camorra un problema con l'andrang, un problema con cosa nostra. E a quel punto diventi loro. E a quel punto ti becchi 30 anni per associazione, 20 anni. Lui non lo tocca, ci sono delle intercettazioni dove lui dice proprio, no, ma non so niente, no, no, no ma proprio nulla, lui, rifiuto completamente. Lui cosa fa? Recupero crediti. Che è interessantissimo per i centri d'accoglienza. Centri d'accoglienza cooperative di ogni tipo. E aziende. Lui, lui fa aziende che non vengono pagate dallo Stato. Lui va dallo Stato. Gli uomini che conosce, gli fa pressione e farle pagare. E si vende una percentuale dalle aziende. Incredibile. Quindi lo Stato non paga delle imprese. Ritardi, 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 ritardi. Oh, Massimino mi vuoi aiutare? Massimino va dall'amico, dall'amico dell'amico dall'amico dall del sindaco, oh, ma falli pagare, e in cambio soldi. Quello che dicevo prima: è che lo Stato deve rendersi più affidabile della, <ride> eh sì. della criminalità, se no, uno va dalla criminalità. Eh sì. la, la convenienza, convenienza dell'agire dell correttamente è il principio primo anglosassone, cioè lo Stato tedesco sa che deve essere efficiente, altrimenti tu ti rivolgi ai criminali. Ma è così, è vero, davvero. Eh sì. cioè, non è un pensiero provocatorio. Eh. E questo per dire, io non so bene, anche, anche a me sconvolge quando mi dicono per Roma perché mi scrivono ultimamente, ma lo sanno. Oh, cioè, Carminati che stava in quel, in quel bar, Carminati che stava là. Persona, una persona che ha frequentato i maggiori narcotrafficanti italiani, che ha frequentato uh, gli, gli spazi peggiori, ma i reati che io ho diciamo, elencato, in fondo, si picchi pochi anni. Cioè, recupero crediti, qualche scazzotta, qualche, qualche ossa rotta. Ma dove, dovete ascoltare. Non so se qua potete sentirlo, ma c'è un. Su, su, su online trovate la telefonata di Massimo Carminati. Alla. alla, alla. Ah, che <ride> no, no, è il, il nome e pare... cognome. Mi dice: Batti a cercare chi Vatti... sono, sono Massimo oh, Carminati. Ecco, la, la capisci che non è, che non è un cavo La capisci? <ride> immaginatevi, immaginatevi che ne so, ha saputo. Totorina, che, che chiama. La... Che chiama. Dice: Basta. Mi metterò tre cazzo così. così. E, e, il il Carminati fa così. Fa allora, allora tu chi sei? Mi devi dire il nome tuo, tu devi, devi, devi mettere chi sono io, e Va, poi si, ci vediamo. Vatti a cercare Massimo Carminati cioè mi... riesce a me. far perdere l'estate, <ride> <ride> uh, eh, però sì. Che, diciamo, io non so se lui riesca addirittura a ricattare. Poi, ecco, una risposta che posso dare, diciamo, di buonsenso è questa: non sono dei monoliti i servizi. Cioè, tu hai una parte magari molto controllata che agisce poi una parte che inciampa. È, è difficile riconoscere un'unica versione. È come lo Stato. Cioè, quando, si, quando mi si dice lo Stato è corrotto, assolutamente no. Quando mi si dice, ma lo Stato è contro la mafia, assolutamente no. Una parte dello una Stato Una parte dello Stato è corrotto, una parte dello Stato Quello è contro è, la, la mafia. Quello devi riconoscere chi. Infatti, c'è una scena di un film che è Prima di Gomorra accusavano quel film di aver saltato uh, per i ragazzi camorristi. Il Camorrista, non so se l'avete visto. Con Ben Gazzara, il primo film di Tornatore. Oh cavolo! Me pazzesco. lo sono perso. Io devo tutto a quel film e a quel libro di Gio Marrazzo, Il padre di Piero. Devo tutto, nel senso che guardo quei film da ragazzo e dico io voglio arrivare a questa capacità di conoscenza e di scrittura. Sulla, sulla storia di Raffaele Cutolo, ma è un film pazzesco. Bene, lì c'è Leo Gullotta che fa il commissario eh, e Cutolo gli dice. Eh, guardi, che lo Stato è venuto da me. E Gullotta gli risponde: Quello non è lo Stato. La risposta era: quella è solo una parte di stato, eh certo, è una parte deviata. Questo è importante. Quindi la questione è: perché è così importante l'informazione? Perché ti fa vedere chi sta andando in una direzione e chi invece no. Quindi i servizi sicuramente c'è una parte che negli anni, l'ira di Dio, di sporcherie hanno fatto, certo. Però ci sono stati anche dei momenti in cui sono stati efficientissimi. Quindi è uguale lo Stato. Cioè, ci sono procura, non è che la magistratura tutta. Ci sono dei e dei. Cioè, poliziotti uguali. Ci sono dei e dei. Chi e ha una visione più sulla repressione, chi invece sì. sulle indagini economiche. Cioè. È, è, è una mentalità. Un po', no? In tutto questo, il carcere stativo, il 41 bis. Continuano ad essere. Dei... Temi, per esempio, il 41 bis è necessario. Io sono pro, raga. Però il carcere, l'ergastolo stativo dipende, cioè è l'automatismo che a me inquieta. L'ergastolo stativo deve esserci ma valutato caso per caso. Certo. Perché questo? Perché io ho il terrore che sia bloccata la grande vocazione della nostra splendida costituzione che ci dice che la pena serve a recuperare la persona. Ora, ovviamente, se tu mi dici sì, ma non è recuperabile, Rina, benissimo, ma deve essere il magistrato a poterlo decidere, non l'automatismo, non è che c'è il reato Quindi, caso, mi... per caso. caso per caso. Io vorrei questo, che ci fosse la possibilità caso per caso di valutare eh, appunto l'ergastolo. Ah, senza. è rischiosissimo. Sì. Perché sennò no, l'automatismo è pericoloso perché rischia poi di andare a erodere il principio della nostra Costituzione, cioè la pena serve a recuperare A recuperarti, certo, certo. ma anche perché originariamente no, a seguito delle stragi di rapaci. Questo per tagliare i ponti era in, il 41 bis e sì. anche l'ergastolo stativo in realtà sono strumenti perché in quel momento bisognava dare allo stato, la, allo stato che segnale. combatteva la mafia la più forza possibile per bloccarli e quindi tu dai l'isolamento. Ma perché nelle carceri, ragazzi, prima del 41 bis loro comandavano? Erano ma guardate quando non vanno a 41 bis, anche questo me l'hanno raccontato. Io un giorno vado a visitare un carcere a Napoli. così. E Entri in una cella dove stavano cucinando e allora metto la testa e faccio la battuta, dico: Ma è vero allora quello che si dice? Perché mi guarda fa: E che si dice? Che qua fate la meglio spigola di Napoli <ride> ah. <ride> e fa assaggiate voi stesso. In realtà, passano il tempo spessissimo con i fornelli da campo a cucinare. Quindi pentola e pentola fanno forno e il pesce, no? difficilissimo ah, ah. Ehm, perché l'ho citato. Perché. Prestieri ci racconta nell'intervista eh, ora non so se poi l'ho messa, mi sembra di sì. Lui non si è mai rifatto il letto in carcere, mai. Glielo rifacevano. Sì, anche in Spagna. Quando tu sei membro di un'organizzazione, non esiste, che ti fanno manicure, fatti hanno le mani curatissime. <ride> Si fa le sopracciglia ma è incredibile. Questa <ride> cosa da esteti. È Pazzesco, eh, eh, un ordine: l'immagine è importante. Cioè. Poi sì, ma si vestono sempre poi dipende. Eh, ci sono anche quelli un po' più trascurati. Mm. Arrivano. Io mi ricordo sempre questo, nei processi: questo odore di profumo fortissimo. Perché non hanno paura di portarsi l'odore del bagno chimico dei cellulari. Mm. Quindi si buttano dei, dei cellulari preziano, di que, continuamente. Sì. Quindi, io mi ricordo e sento questo odore enorme che senti fortissimo, pesantissimo, poi sempre molto eleganti. e... E mi, per, quando incontro prestieri per intervistarlo lui mi dice ma ti ricordi da del tu mi dice ma ti ricordi io ti ho mandato a fare in culo durante un processo io ero proprio ragazzine con questo per dire la memoria no sì. e non mi ricordavo e dico ma perché perché tu stavi chiedendo lui, dava, lui mentre era in gabbia stava parlando con delle persone e io faccio a, a dei giornalisti, ma chi è? Sta, chi è? questa persona che lui sta parlando con cui lui sta parlando? E poi le fa, va. Fa che <ride> togliti, togliti perché voglio parlare con era la, non so, mi ricordo se era la moglie, la madre, mi ricordo più. E lui si ricordava: lui si ricordava questa cosa fatta dalle celle. E quando io ero ragazzino, no, e facevo fatica a raccontare alle persone quanto il clan mi stesse già addosso perché sembra no. Allora mi ricordo benissimo le facce degli editori che dicevano ma com'è che sono? scrivo sul diario di Aglio, Ma com'è possibile? Cioè tu non sei niente, perché leggono te e ti stanno addosso? Sapete perché? Perché le organizzazioni, cioè i, nomi, i vari nomi, hanno l'abbonamento all'Ego della stampa per conoscere quello che si scrive su di loro. Pensate. Quindi non è che leggevano il manifesto, ma non leggono neanche poi gli editoriali che possono fare, gli arrivavano in rassegna. C'erano cioè, la rassegna stampa. Perché gli avvocati devono sapere di cosa si scrive certo, sui loro clienti. Assolutamente. Quindi era l'avvocato che aveva il nome: Bidognetti, Zagaria, Biondino, e il quale poi dava alle famiglie tutto il materiale. Quindi mm. non sapevano, sapevano solo Saviano fa stupda. Quindi a un certo punto capito l'odio verso di Saviano, te perché non è frega Saviano, il Corriere ma no, sei tu. E questo è il problema, Ed è farlo capire alle persone: dice: Ma figura se pensano a te. Invece no, perché loro a lei la rassegna, vedi. sentire che cosa si dice di loro, in tutto così, certo, che cosa si sta dicendo, le fesserie che uno dice, ma non sapete quante volte mi hanno scritto, mica per dirmi: Non è vero che il giovane si occupa di rifiuti, sono cinque anni che ha smesso, così. Però è una strana contraddizione, perché parlare di mafia le toglie anche potere. Perché la slatentizza, no, la vedi. Sì. finalmente però allo stesso tempo gliene dà hai perché ragione perché la mette, mette paura alle persone quindi sì. gli dai un capitale ma sai quando lo togli quando permetti non, non quando la denunci mm. ma quando dai alle persone la possibilità di capirla mm. io li freghi gli dai gli strumenti perché capisci per ah ecco perché si è aperto quel centro la mafia, cioè verrà con... battuta, la mafia verrà battuta da un esercito di professori di, ma, di, professori, di maestre di maestri. ma infatti io nella puntata di oggi ho, ho imparato cose sulla mafia <ride> che in tutta la mia vita, davvero. Eh sì. Avevo degli, dei dubbi su proprio su come riescono a operare, a infiltrarsi nel, nell'imprenditoria e con il discorso dell'imprenditore dell'edilizia che hai fatto prima mi hai, mi hai aperto un mondo su tutte le imprese. Quando mi racconta quella pizzeria sicura della mafia e dico, ma, com'è possibile <ride> che sia della mafia? No, che poi a volte, uh, anche là ci sono molte leggende, nel senso che... Mh, una delle cose che ho capito negli ultimi anni, loro cercano sempre di comprare negozi in luoghi dove si rivaluta subito, mm. perché loro hanno necessità di autovendersi. Eh, vale la pena raccontare un certo minuto. Eh, immagina che tu hai un'operazione importante e sei riuscito a piazzare molta coca e quindi hai un gruzzoletto, 10-15 milioni. Okay? Li metti ad Andorra o li metti in Lussemburgo e con una società che si chiama Paperino. A un certo punto, cosa fai? Compri in Italia con i soldi puliti una, una. Metto un caso, diciamo, simile a una cosa realmente successa. Di fronte al Pantheon, compri una pasticceria, una gelateria, un ristorante, ok? E lo compri a 2 milioni. Perché proprio di fronte al Pantheon, tu dopo 3 anni puoi venderla a 5 milioni, diverso invece se la compri a Casoria, certo. dove se la compri a 300 mila euro, devi venderla a 320, altrimenti sei subito attenzionato. Bene, a chi la vendono? La società Topolino che ha comprato a Roma la pasticcina di fronte al Pantheon a 2 milioni, a chi la rivende a 5? A, a se stessi? stessi. Esatto, a <ride> Lussemburgo, sono entrati i soldi, fatto. Ricicla. Si ricicla a se stessi. Ma Spesso mi sono detto, rivendiamo i beni, e una parte dell'antimafia saggiamente dice no perché se li ricomprano. Certo. Beh, impediamo che lo ricomprino, però non li teniamo fermi cioè troviamo un modo per, per farli per, vivere perché Libera in molti casi ha, ha fatto una rivoluzione culturale che ha preso le case e ci ha messo centri importanti ma a volte uno zuccherificio cosa ci fai? lo devi rivendere e se loro lo ricomprano glielo risequestri ma non lo tenere fermo perché è la, loro vogliono questo cioè vedete quando arrivano questi non funziona più, non funziona più. che mm. non è quando arriva lo Stato quando arriva una parte cioè quello Stato che loro considerano nemici loro si considerano motivo per cui mi vedo, imprenditori mm. Cioè quando i casalesi si difendono al processo Spartacus, e non dimenticherò mai, loro fanno questa lettera per cui viene condannato Bidognetti eh, per minacce nei confronti, un processo durato 12 anni ragazzi, e ancora non finito. Ho visto tutto. Ah Sì, sì quando nella, nella requisitoria l'avvocato ti ha sì. minacciato. Sì. Assurda. Sono troppo esperto, raga. Eh, comunque, eh. non, non pensavo che fossi così a questo livello. Sì, sì. Ah, ma Vaticano e Mafia <ride> è solo la mia, sono la mia Pilastri. Perché è incredibile. Cioè, è così. L'avvocato le... legge e sostanzialmente cosa sta dicendo? Secondo l'interpretazione della procura antimafia. Eh? Sta dicendo: se i boss vengono condannati, sono già morti. Mm. Chi li responsabili? Saviano. Usa la Capacchione Cantone. devono mettere proprio i nomi e ogni nome è. La ha tolto tutto il velo in campagna così Saviano ci ha portato là. Eh, no, mediaticamente Cantone ci ha fatto le indagini là. Cafiro di Rava ha fatto Sparto. Cioè, ognuno di noi ha un ruolo. E il messaggio che sta dando è: se voi ci togliete la vita, vi conviene, <ride> cioè, il messaggio è ci, vi conviene, cioè, vi conviene to darci gli ergastoli per cui noi possiamo poi colpire chi vogliamo. Non vi conviene spostare il processo da qui, che Saviano ha condizionato con i suoi articoli. Questo era il messaggio. È incredibile. 12 anni di processo: sì, sì, 12 anni di processo a Bidognetti c'è cioè un pluriassassino. Vi consiglio, guardate, un giorno in Pretura c'è tutto il processo. Molto bello, è sì, incredibile. Beh, abbiamo parlato tanti, tantissimo, tanti, raga. Sì, volevo tanti. chiedere il futuro. Quali che no, futuro i... vedi per, per i giovani italiani? <ride> no, per, per queste organizzazioni criminali, ma un po' hai, hai già dato eh sì. risposte. il sistema che si sì, tu no, tu chi dai. è il prossimo, il super latitante da conquistare da acchiappare tipo Pokémon GO? Ma sai che in questo momento grandi nomi non ne ho, nel senso che all'orizzonte dell'elenco che c'è. Sono tutti diciamo sì, nel senso fragilissimi. Condividono una posizione, un'idea un di Abbate è che il prossimo capo, secondo me, sarà Michele Greco, un ragazzo, il nipote di Michele Greco, lo storico capo sì. di Cosa Nostra, spodestato da Rina e manipolato dai Corleonesi. Secondo me sarà lui, Michele Greco. il giovanissimo Michele Greco. E invece, per esempio, c'è lì la storia dell'Atitante della Sardo che viene ricercato, dell'anonima perché um, credo abbia partecipato insieme um, a Matteo Boe um, alla, al sequestro di Farouk, uh -huh. credo sia amico Cubed, non sono sicuro. Quella è una storia su cui ho messo tempo fa gli occhi, perché sono sicuro, ma è una sicurezza romantica, quindi non certo. è una sicurezza scientifica, che lui sia riuscito a scappare perché eh, si è in Australia facendo il pastore. Cioè, che è uno di quelli che ha deciso perché è interessantissima. È una delle altre grandi mie passioni. Di fare quello che, dovrei, che vuoi fare tu tra un po', andare in Norvegia <ride> e fare il passato, no? Ma non sto scherzando. L'anonima sarda quando sequestrava l'obiettivo era non vivere sotto padrone, non era arricchirsi. Cioè, mi faccio il grano, ma non è che voglio, voglio comprare una concessionaria, un bar. Non voglio diventare miliardario e costruire un'organizzazione che importa cocaina. Questa era interessante. Adesso è la stagione dei sequestri dimenticato, veramente quella è un'altra puntata. Ci sto studiando tanto da tanti anni, e ho la sensazione che, per esempio, lui rispetto agli altri mafiosi, è l'unico che non è costretto a stare nel posto dove tutti sanno che sia perché Messia Denaro è stato arrestato a casa sua, ma anche Rina. Questo guardate, che, spiegarlo ai tedeschi. O mi chiedono solo questo: i francesi dicono: ma come 30 anni stava a casa sua? Per me è normalissimo, perché per me è proprio a casa tua che tu ti salvi, certo. perché conosci tutte le facce, tutte le strade, tutte le persone che ti dà... Da... In un secondo sei fuori. Invece immaginatevi lui ad Amburgo. hai l'anonimato, ma se poi qualcuno ti sta seguendo, se qualcuno si è comprato casa di fronte... Devi conoscere tutti. Devi conoscere tutti e qualcuno che ti avverte. Sei fregato. Mm -hmm. Un nemico? Cioè basta che arriva una voce. Anche, anche al centro di Manhattan tu sei rovinato. Invece se tu sei lì... Proprio lì, tu hai tutta la struttura. Tutto il Zagaria parlava via citofono. Non aveva telefoni, o le case le collega col citofono. Ah, Quindi sì. tu avevi eh, a casa sua suonavi, sì, il citofono, per cui non era intercettabile. Geniale, <ride> Geniale. ragazzi! Chiudiamo, se no facciamo, facciamo otto fare. ore. Oh, ho trovato la foto del ragazzo di cui parlavi prima. Eccolo, questo è il giovane Michele Greco. È sì. Una, sì. Ma che sì, bello. un bacio, è giovane, è proprio, è proprio sì. giovane ribelle. <ride> Va bene, ringraziamo Roberto Sabiano no, per essere voi, stato con stato noi. Bellissima grazie, puntata. Grazie, grazie, grazie. grazie, a una prossima grazie. puntata grazie. di Muschio Selvaggio. Grazie.